Hello! Salve! Sono gli occhi di un tossico. So di cosa state parlando. Buonasera! Ciao, Fro. Cosa hai visto? Non lo so. Addicted by Balatro. Come va, gente? Oggi si gioca a Balatro. Speravo uscisse l'update per oggi, ma non ho ancora uscito l'update. Avevano detto usciva in settimana, però siamo a giovedì, non è ancora uscito, quindi uscirà sabato o domenica? Ah, no. No, oggi si gioca a Tekken. Fro, oggi abbiamo già giocato a Tekken. C'è Fro, Tekken, please, sono in astinenza. È vero, abbiamo già giocato oggi. Dobbiamo rifare dei match? No, non c'è bisogno di fare di altri match. Potevate farle in live, maledetti. Beh, gente, se domani non arrivano le cose a Fro, si può fare Tekken domani. Perché purtroppo Fro c'è sempre problemi con i corrieri, quindi forse se non gli arriva la roba, domani facciamo Tekken come ripiego e come sostituto. Sì, solo con Battoli c'è problemi, però. Specifichiamo le colpe, bastardi. Sappiamo perché Bartolini a lui dire problemi, però va bene. Isaac, quando ci è venuta la voglia dopo l'unboxing? Isaac, il gioco videogioco, per adesso ancora non voglio fare live riguardo Isaac. Potremmo provare il gioco da tavolo e fare una live riguardo a quello, però. Mi sono arrivate oggi le bustine per imbustare le carte, ho iniziato a imbustare tutte le carte piano piano. Pensavo di metterci un'ora. Oggi pomeriggio ne ho passate due, non ho ancora finito di imbustare tutte le carte. Forse non due, forse in realtà di meno, I don't know. Però devo ancora finire di imbustare. Probabilmente dopo la live continuo a imbustare le carte, perché ce ne sono parecchie. Quanti euro sono partiti in bustine? 20 euro se non sbaglio. Ho preso 500, 600, 700 bustine, non mi ricordo, ho preso abbastanza. Speravo almeno 500, no. Aguz Prime per 18 mesi, la piuma elettro. Sera, ultimamente non sono stato molto presente in live, ma mi si rinnova sempre. Domanda: come mai siamo tornati al vecchio sistema di sub goal? L'ho spiegato in live. Preferisco questo tipo qua. Semplicemente molto, semplicemente questo. Ciao ragazzi del raid, benvenuti. Buonasera. Sono nei news di cui discutere? C'è del nuovo? No? Non credo. Non sta succedendo molto nell'ultimo periodo a tema news videogiochi. Paola Coti, 17 mesi. Buonasera. Quando aprirei Graver Mae Balatro? Quando ho voglia di fare soldi. Quando voglio di fare soldi. Adesso non c'ho ancora voglia di fare soldi. Chiaramente sarebbe il canale che va meglio di tutti, un Graver Mae Balatro, però devo decidere dove mettere le mie cose, quindi... Balance update di Balatro, hai visto? Sì, però non credo sia ancora uscito. Non credo almeno. Comunque, come avevo detto, non ho più giocato molto a Balatro da quando ho finito la Gold Stake. Ho fatto tipo una run in questa intera settimana, per adesso. Sta la beta giocabile su Steam. Solo beta per ora. La scarico? Ettore Aschieri, Prime Pro 2000 di legno, thank you. Ti stai disintossicando a Balatro, un passo avanti. È semplicemente il fatto che avevo il brain rot e mi ero impuntato su finire la Gold Stake Run, la puntata d'oro, la difficoltà d'oro, mi metti chiamarla, con il mazzo nero. Mazzonia è considerato uno dei più difficili per fare le difficoltà aumentate. Non so perché mi ero fissato che volevo farlo per sbloccare tutti i mazzi, perché poi era l'ultima cosa da fare. E ormai l'ho fatto, quindi adesso sono tipo, ah, ok. Ah. Mentalmente sono più libero. Prima Tekken e poi Batto, ci si intossica a piccoli passi. No, Tekken continuerò a giocarlo. Tekken ho piena intenzione di continuare a giocarlo il più tempo possibile. Qui è l'intenzione. Grave, ma faccio un impuntando la casa. No, quello sarà domani, penso. Domani giochiamo bingo. Come faccio a mettere la beta? Non ho mai scaricato l'update beta di un gioco. Ma cazzo si fa?
Tekken è fortunato che dopo 2 ore ti uccide il cervello, quindi lo stacchi. Snii. È più 4 ore, diciamo, per me. Comunque Titan Live è bellissimo. Cosa ho messo? Bato, ma posso smettere quando voglio, ve lo giuro, sì. Tasse su Bato, proprietà beta. Beta percepito. Partecipa alla beta. Public experimental build. Devo cliccare questo? O beta private? No, partecipa alla beta. Sì. E si deve aggiornare. Ok, aggiorno. Potrebbe esserci qualche cavo di frame. Logicamente no. È 4 megabyte, ha finito. Ok. Incredibile. Vabbè. Il tuo frat, ma grazie a un abbonamento Alessandro, thank you. Era difficile da scaricare la beta. Assurdo. Adesso il gioco non si chiama più Bato, ma si chiama Balatro parentesi quadre public underscore experimental. Il gioco pesa 90 megabyte già. Io so che stanno lavorando a Balatro per telefono. Spero non esca mai Balatro per telefono, perché sennò diventa la cosa che faccio quando sono al bagno, e vuol dire che faccio cacche di un'ora, e non è una buona cosa. Incredibile per tipo andare in aereo, andare in treno e roba simile. Probabilmente farò questo per il resto dell'anno. Però non devo averlo sul telefono in qualsiasi altro momento. Un'ora se ci stai poco. Beh, no, ormai le run di Balatro sono più veloci. Le prime, perché stavo cercando di capire il gioco, ci mettevo 3 ore a fare una singola rama, perché devo leggere ogni singola cosa. Adesso so cosa fa ogni singola carta del gioco, quindi dico, ok, questa non mi serve, questa mi serve, questa serve, e vado avanti. Lost in Cup, Prime per 44 mesi, thank you. Faccio cacca di un'ora. Eh sì, se giochi a Balatro sul telefono e vai in bagno, la cacca che sarebbe 10 minuti diventa 40-50 tranquillamente. Perché dici, vabbè, ho finito di fare la cacca, però devo finire la strada di Balatro. E poi fai il record, vai avanti, fai ante 13 e dici, orca vacca, sono qua da un'ora. Isaac dopo 300 ore ancora 3 run, 3 ore a run. Beh sì, perché Isaac non conosco ancora tutti gli oggetti. Isaac, cioè sono un sacco che non ho idea di cosa cacchio facciano. Un po' mi ha aiutato la pill, che ho fatto 80 ore in 2 settimane di Isaac con tutti gli oggetti sbloccati. Però non ho memoria per ricordarmi 1000 oggetti contemporaneamente sul loro effetto. Tipo ci sono run della pill, una run serie. Vabbè, perché lì devo ottimizzare tutto, devo fare più punti possibili. Lì era proprio incentivato a fare il più lento possibile. Ancora sono incazzato con Delirium dopo la pill, del fatto che dovrebbe essere un 50-50 e l'ho mancato. Abbiamo fatto 18 run, se non sbaglio. Erano 6 a settimana, no? 6, 12, 18. Circa 18 run. L'ho mancato tipo 12 volte tra tutte le run che ho arrivato fino a Delirium. Di run che mi erano morte, me ne erano morte credo tipo 3 o 4 massimo prima di Delirium. Quindi devo averne preso 2-3 massimo Delirium di 18 volte. Beh dai, sicuramente nelle normali probabilità di come funziona il mondo. Non ammetto che la seguirei ancora tutta la pill con altri giochi. Vabbè, la pill continuava a farla. Con me? No. Però continuava a farla. Avevamo fatto una pill su un altro gioco, no? Aveva fatto Hearthstone, o mi ricordo male. No, era Marvel Snap. Gioco di carte. Se la fanno su Balatro si può stare bene, una cosa tipo pill. Incredibile pill di Balatro. Però. La pill di Pokémon la farei mai? Non credo che mi divertirei. Non credo che mi divertirei. Faranno la pill di Cuphead. What? Pill di Dark Souls in arrivo, non credo. Poi non sono informato, però non penso. Ah, fucking no. Lo c'ho in faccia. La pill di Batola stanno studiando con le mod. La Matrix sta già lavorando, ma più per divertimento ora. Prima termino la Kaizo V, che stanno ancora creando cose. Ho capito metà della frase. Non so se la Kaizo V, immagino sia qualcosa a tema Pokémon.
Pil di briscola, come la vedi, Gra? È una buonissima idea. Quella la giocherei. E non so che non gioca a briscola, ma la giocherei volentieri. La live di musica è domenica? Yes, se non sbaglio. Credo di conoscerlo. Jump King. Too old for Metacritic. Non credo di conoscerlo. Direi che inizio anni 90. Non può essere anni 80. I have no clue. Cosa sono quei pattern? Non ho idea. Prince of Persia. Il primo. Originale piattaforma PS? PlayStation 1? I have no fucking clue. Non capisco neanche che tipo di gioco possa essere. Questa immagine qua fosse un gioco platform. Guarda, questa non mi direbbe gioco platform. Oddio, forse. Brutta HUD per un gioco platform. Cosa cazzo c'è di gioco platform per PlayStation? Mario 64. Action Platform Fantasy. Ok, non mi drogo, era platform. Non è Ape Escape. Non è Crash Bandicoot. Deve essere uno di quelli meno conosciuti, probabilmente. Fantasy, action, action platform fantasy. Quello è un tipo dinosauro. Mario è stato su Precision, certo. Rayman? Non credo. Rayman 1. Clono. Immagino il primo. Quanti clono ci sono? What the fuck? Door to Phantom Isle. Ok, clono. Mai giocato, mai visto niente di clono. Sono un riguardo. Ho conosciuto il personaggio quando c'era lì sullo schermo. Mai visto il gioco, non ho mai visto sta grafica, questa HUD. Non conosco. La prima foto è lo stage del secondo boss del gioco. Non ho mai visto niente riguardo a Chrono. Non lo so. Cioè, so cos'è Chrono, ma non ho mai giocato né niente. Lost in Cup, Prime per 44 mesi, thank you. Sono ringraziato da te? Non lo so. Il crociato scientifico. Prime per 11 mesi. Ah, ciao Graver, ho già compito d'italiano. Ho fatto un test dove Achille faceva cose poco cristiane con Patroclo. Alla prof ha piaciuto. Vabbè, è come funziona quella storia. The Mike, Prime per 42 mesi. Thank you. Sono passato qualcos'altro? Se mi sono passato qualcosa potremmo sapere comunque. Io ho giocato a demo della remastered ed era carino. Mai toccato in nessun modo nessun clonoio. Non so niente a riguardo proprio. È pretty accurate. È pretty accurate, sì. Oggi ho chiesto alla supplente se aspettava l'uscita di Sixon. Cosa ti ha risposto? Vogliamo fare anche oggi un pronostico su se esce Sixon o meno? No, no, no. Facciamo i pronostici su se vinco o meno la run. Puoi fare un world all.
Ok, sure. I'm stuck. Ok. Non credo che la soluzione sia quella di chiedere altri di provare. Tutte lettere diverse, no? Cum laude. Quando vieni in modo rumoroso, ovviamente. Finisce con E. C'è una U, c'è una L. Esiste la parola quale? Non credo. Tipo koala ma con una U e una E. Che suona come quale italiano. La U deve essere o qua. No, non è qua. Credo, sì. Credo ci siano talmente poche parole che iniziano con U, che non lo prende neanche in considerazione. La U è qua. C'è la in fondo, non c'è la P. Mi aveva da dire lue. Fuel no. Flute? No, flute non può stare. Cioè, vabbè, lo faccio comunque perché voglio avere anche fumazione in più. Non è lì la L. Allora. Non ci poteva essere la T, perché questo era sbagliato. Sapevo già, però volevo vedere se c'era la F e roba simile. U confermata qua, quindi non ho ottenuto praticamente nessuna informazione. L'unica cosa che ho ottenuto è che qua non c'è la L. Sono altre vocali? C'è la O che non abbiamo ancora controllato. Duole, mi duole dirlo. Non esiste duole in inglese, vero? Non penso proprio. Bowle. Doppia consonante per iniziare. Sdule. Non credo sdule sia una parola. La ola testi con ghost. Posso utilizzare molte parole per testare quella cosa lì, però non è una buona idea. Baule. Non credo sia baule perché manca la e non è inglese. Louvre, no? Che le poi è Louvre, no? Non sbaglio, scrive Louvre. Secondo me qua c'è una O e qua c'è una L. Non so perché, però non so cosa ci sia qua all'inizio. Owl. Owl. Dole. Cole. Yowl. Soul. Soul. Scritto nel modo più assurdo possibile. Non credo sia una parola, vero? Perché okay, non esiste. Ghoul. No, perché sarebbe così. Ghoul. Joule è qualcosa, se non sbaglio. Cole. Zole, xole, vole. Bole, mole.
Questo è forse tipo Jaul, no? Ho sbagliato schema. Inizia con la L. È lo... cum laude? Conta? Lause, laude, lauge, lauche, lauze, lauxe, love, laube, laume, laude? Laude, non lausde. Lo so, però non è che ci siano molte altre cose. Mi sa che è una parola che non conosco e basta. Low... è per forza così, è lowe. Manca la lettera in mezzo, non so quale sia, quindi chiaramente non so la parola. Perché adesso abbiamo tutte le informazioni per risolvere il problema, basta sapere qual è la parola. Non so la parola proprio. Lowke, lowe, lowe, lowse, lowde, lowge. Lowge è qualcosa? Lowhe, lowke. È il cugino di Loki. Lowze, lowxe, lowve. Non credo si sia una parola love. Lowbe, lowme. Inizio a mettere lettere. Lowde. Lowke. Andiamo di forza brutta, non è che c'è molto altro. Lowse. Tipo lousy. È tipo lousy. Pidocchio. Lowse è Pidocchio? Mai sentito. Laus. Mai sentito. Pensavo fosse tipo lousy. Lousy. Che è tipo schifoso. Mai sentito Laus, non lo conosco come parola. È difficile quando non sai qual è neanche la parola. Isaac, no, abbiamo la bustina community, La ruota che doveva essere quella delle copertine. Questa, oh madonna santissima, che cazzo hai fatto? Fanno... questa è la ruota che volevo andare ieri, fanno, ma non poteva esserci. Ieri l'altro? Quando abbiamo fatto le ieri l'altro? Quando abbiamo fatto la ruota delle copertine, cioè la live delle copertine, ci ha preparato questo. Una faccia diversa per ogni... what the fuck, ok. Vai! Oh, non c'è suono. C'è un suono alla fine? Grizzly RC Air 1408. Yugal scamatissimo. Yugal scamatissimo. Cioè, se esiste una posizione in cui non è nessuno né sull'altro, è questa qua. È precisamente in mezzo. Ultimamente sta ruota sta scammando molto. Ma infatti, boh, vabbè. Speriamo che oggi non sia bloccata la telecamera, che le ultime due volte che l'ho accesa... si è accesa su schermo nero. È molto cursed quella faccia da analog horror. È perché è tipo anche tutta scranciata a causa della qualità dell'immagine e tutto. Ok. Apri per entrambi. No. È un modo per estrarre una persona. Se poi viene scammato la singola persona non dipende da me, dipende dalla ruota. Io non c'entro nulla. Non sono qui a fare beneficenza, non carestia. Il cervello stava consigliando la parola sbagliata, sapevo che non era corretta. Questa ruota non mi piace. Sono qui a fare carestia. Che cazzo significa? Buio. Lotta. Anonimo, grazie gatto un abbonamento a Easy379 e a Simon Zizzo. Thank you.
Grazie mille. Tuaki. Manafi. Forse questa è l'ultima bustina in assoluto di Destino Splendente. Mi sa che non vedremo più Destino Splendente nell'album. O questa è l'ultima o ci manca poco. Uomo focaccina, prime per 24 mesi, prima ghiaccio, ormai barato, nuova droga. Io non ho ancora utilizzato la maggior parte dei mazzi. Ma maggior parte no, in realtà, me ne manca tipo ancora 4 però. Se non sbaglio. Manca quello dei colori, mi manca quello dei bui, mi manca quello randomico e mi manca... Ne manca un altro, non lo so. Carestia e Caritas sono sinonimi. Opinabile. Golurk. Golurk al livello 74, c'è tutto sopra. Gran festa. Gran festa vorrei ancora trovare. Abbiamo trovato quasi tutto ormai di gran festa. Quello che mi manca da trovare sarebbe. Se non sbaglio. Non mi ricordo se ho trovato New EX. Sono però sicuro che non ci abbiamo ancora mai trovato Zekrom. Vorrei Zekrom. Dovremmo avere quasi tutto il resto del set. O anche il Mew d'oro shiny, però. I don't know. Non l'ho ancora mai trovato. Vintage? Niente vintage. Gold shiny? No. Abbiamo Pikachu volo. Pikachu volo non conta. Dal terzo album in poi, queste carte qua di Gran Festa sono state bannate dall'album. Perché sennò sono 40 doppi nella stessa carta. Come è successo nell'album 2. Quindi sono bannate da entrare nell'album. Destino di Paldea. Se Destino Splendente sta iniziando a finire, Destino di Paldea è. Ma dai, era bella. Non lo è. Preferisco di gran lunga l'originale. E in più, credo che nell'album 2 ce ne fossero 3 di quella carta. 3 o 4. Comunque è il set con più doppioni in assoluto di gran lunga, quindi non mi piace mettere nel mazzo. Da quando ho levato la mia cosa sono più contento. Se trovi Mew EX ti sparo, non l'ho trovato. C'è anche Gardevoir, ecco, Gardevoir Delta al fuoco mi manca. Acciaio. Psico. Vabbè. Newmel! Newmel, Newmel e Newmel, Newmel e. That's the way, ha 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 ha. Mimikyu. Ho in colon. Niente. Oh! Dobbiamo iniziare a giocare a Bato qua. Non possiamo spendere il tempo a giocare a carte. Ok? Quanto c'è qualcosa assicurato. Dobbiamo andare a giocare a carte. Non possiamo stare qua a aprire carte. Sempre carte. Ci sarebbe sempre l'opzione di vendere gli album per finanziare la spada di Elden Ring. No, basta vendere una carta per quello lì. Basta vendere l'Umbron VMAX di Garaido e siamo a posto. Non è uno scherzo. Chuto. Gogunbun. Speedinzang. Minman. Assusso. Flapple. What the fuck? È le Dark Gold? Cosa cazzo è sta qua? C'ha il simbolo delle V ma è gold? Una Dark Gold? Non mi ricordo se le Dark Gold erano così però. I don't know, vediamo. Pah! Ok, alright, ok. E Zacian Black Gold, sì. Ok, alright. Alright, ok. Ok. It's pretty fucking good. Yugal, ti hanno scammato ancora più forte, eh. Oh, ok, alright. Ok, Grizzly e Share in contesa per essere primo nell'album adesso. E basta. 8 punti per Grizzly e Share. Bustina più punteggiosa dell'album finora. Di gran lunga. Yugal, ti hanno scammato fortissimo. Grizzler Cereda, non credo avessi avuto nessuna bustina finora, a credo secondo dell'album. No, sì, secondo perché c'è un pari merito nel primo al momento attuale, se non sbaglio, vero? Credo sia andato terzo posto della classifica in un solo colpo. Sì, perché siamo, se non sbaglio, è primo psicognome insieme a qualcun altro. Prendo qualcun altro per 9 punti con lui, vero? Pari merito conta come 1. Se finite entrambi pari merito primi, tecnicamente siete entrambi primi. E quindi lui sarebbe secondo. Secondo questa logica. Minchia. Minchia.
Nice, questo è bello. Rispetto ad alcune gold Sun hanno fatto in futuro, questo è una delle migliori. Avevamo fatto tipo le Black Gold di Eternatus, sono incomprensibili, perché i pattern a random di Eternatus fatti in questo modo qua è... non la capisci un cazzo nella carta. E poi le altre gold colorate che hanno fatto in futuro, brutte da vedere, letteralmente brutte da vedere. Questa è probabilmente una delle migliori in assoluto Black Gold che abbiamo mai visto. Probabilmente la mia preferita. Quindi Grizzly Archer è cazzo enorme, non si vedrà il tuo nome. Grizzly Archer Monkey. Arciere con la S. Con la S. Okay. Nice. Quindi siamo a 124 più 8, 132. Sto per dire 6. Speriamo di avere tanta fortuna quanto Grizzly Arciere oggi. Speriamo di non avere la fortuna di Yugal. Povero Yugal, mi dispiace per te. Però Grizzly Arciere adesso è davvero un contender per... primo posto nell'album. Ha scritto in chat. Non l'ho visto scrivere in chat. Forse me lo sono perso io. Fatemi aprire Barat. No. Read me up. Ah, sì. Il primo posto con 9 punti, psiconiome e Crit Thunder. Ecco, Crit Thunder era. Esso 8 Grizzly. Assurdo. Se Grizzly... oh. Oh, c'è un problema però a giocare. Penso non sarà un problema, c'è un problema. Se Grizzly Archer ha ancora i soldi per altre bustine, lo incito a continuare perché è in contendere per il primo posto. Anche se non becca niente, c'è soltanto una carta da un punto, almeno è primo, tecnicamente. Quindi se c'ha le bacche dovrebbe continuare a scommettere. C'è un problema... no, non è azzera tutto. No, non è azzera tutto. C'è un problema. Aspetta, no, forse devo fare qualcosa io. Non lo so. Il gioco è in inglese adesso. Non è in italiano. Non credo sia un enorme problema. Tanto ormai sappiamo come funziona, no? Posso cambiarlo, forse? No, vero? Era tipo qua in basso il simbolo per cambiare lingua. È perché devono ancora probabilmente aggiornare traduzioni. Eh sì. Vabbè, non è la fine del mondo. Ora che conosci Lauso andrebbe spaventato il Barat in inglese. No, a me non mi dà nessun problema. Però è semplicemente che... hai ancora il tuo salvataggio? Sì. Lo so perché c'ho qua il mio bellissimo black deck con gold stake completata, nonostante non l'abbia giocata prima che ci fosse l'update. Bet tattico. Oggi giochiamo come mazzo il checker deck. Checker deck. E ora non è fatta. Sì, dovrebbe essere più semplice fare adesso la gold stake. Quindi ho fatto la gold stake con il mazzo più difficile prima che venisse aggiornato il gioco. Quindi posso dire per sempre che c'ho il cazzo enorme. Ci rimane quindi a fare checker deck, Zodiac deck. Che cosa mi stavo dimenticando? Ah, anche painted deck mi stavo dimenticando. Anaglyph, Plasma Deck. Mi sono dimenticato tre mazzi. Ok, ci mancano quindi ancora. Non metà dei mazzi, ma quasi. Quasi. Tanto dalla scorsa live ho sbloccato qualche cosa. Questo credo lo sapevate già. Ho sbloccato anche questo, Shoot the Moon. In una singola run ho fatto tipo... com'è ora? Adesso lo spiego. Tre... ah, tipo c'ha il gold perché ho fatto la run per vincere con un... con Perkeo, che è uno dei leggendari più forti. Ho sbloccato lui, tra l'altro. Ho fatto una singola run, se non sbaglio. Scarta 5 jack dalla mano per ottenere lui. Ho fatto... gioca 4 set di fiori. E ho fatto gioca 5 carte dorate, tutte in una singola run. Mi rimane da fare, perché non l'ho ancora mai fatto, vincere la run con 4 joker. Che dovrebbe essere semplice. C'è un mazzo che ti fa per forza utilizzare soltanto 4 giochi, quindi basta aspettare quel mazzo lì. Devo fare 400 soldi e poi ho sbloccato ogni singolo gioco. No, devo anche trasformare un mazzo in 30 diamanti.
Fratto, grazie 400 bits. Gra, non capirò niente di ste rune. Sbloccato lui, sì. Non ho nient'altro da sbloccare, sono per quei tre lì. Solo che lui devo soltanto fare una run dove non spendo soldi e continuo a ottenere cose. Questo devo semplicemente fare una run con il mazzo con un jolly in meno. E qua devo semplicemente fare prima o poi una run di quadri e non di qualche altro tipo. Solo che conoscendo come funziona il gioco ormai vado sempre di... Se faccio una run di colore ha senso andare di picche o di fiori. Perché cuori e quadri non funzionano in sinergia con la lavagna. E fare un mazzo sotto carte scure è fortissimo per la lavagna. Non mi è ancora mai capitato, ma sarebbe fortissimo. Che fai il leggendario che è sbloccato? Questo è OP a merda. Se vuoi fare punteggio... No, anche lui per punteggio in realtà, in una situazione specifica è buono. Crea una negativo copia di un random oggetto consumabile che hai in possesso in alta testa nell'inventario alla fine dello shop. Cosa significa? Se hai una morte... All'inizio del round ti crea una seconda morte da utilizzare. Se hai un hermit, all'inizio del round ti crea un secondo hermit da utilizzare. Quel oggetto lì, quella carta lì tra l'altro è negativa, quindi non occupa neanche spazio. Il che significa che quando fai una run del genere e c'hai, trovi una singola volta la carta morte, puoi ogni singolo round duplicare una carta che giochi e quindi pian piano puoi trasformare il tuo intero mazzo tipo in assi o in sette o roba simile. Oppure puoi tenerti in mano Empress e rendere ogni singola carta del tuo mazzo imperatore. Oppure se vuoi giocare facilmente dei colori, ti prendi in mano The Moon, The Star e roba, The Sun, The World e trasformi tutto il tuo mazzo in picche, quadri, fiori e roba simile. È fortissimo. È incredibile. Funziona anche con gli spettrali. Sì, funziona. Non mi è capitata una cosa, ma funziona anche con le carte spettrali. Quindi nel caso avessi raddoppia un tuo jolly per poi distruggere tutti gli altri per farlo un quello lì e crearti 40 copie di lui, volendo, puoi farlo. È un manipolatore praticamente. Sure. Anche con i pianeti. Anche con i pianeti. E con i pianeti ha pure una combo specifica se non sbaglio. Con quelli eterni è perfetto, con quelli eterni è incredibile, sì. Ci sta pure un jolly che moltiplica per 1,5 per ogni consumabile in possesso. Non credo sia un jolly, credo sia un voucher. È un voucher se non sbaglio, non è un jolly. Ok, iniziamo. Facciamo, mi sa, run colore perché abbiamo il mazzo di 26 picche e 26 cuori. Questo è l'effetto del mazzo, hai due colori e basta. Sì, è un voucher, ok. E giochiamo con le modifiche nuove. Ah già, per dire comunque, per chi non lo sapesse cosa è cambiato adesso, cosa cambieranno adesso con la patch. Adesso verrà modificata la Orange Stake e la Gold Stake. Quindi tutto quello prima comunque funziona in modo uguale. Ma per molti la Gold Stake e la Orange Stake, uno era troppo difficile e due era anche poco divertente. Comprensibile secondo me. La Orange Stake in passato faceva la difficoltà arancione, faceva in modo che tu avessi a disposizione... No, che le bustine nel negozio diventassero di un euro più costose ogni singolo ante. Quindi diciamo che una bustina inizio gioco costa 4 euro, a fine gioco costa 11-12 euro, che ti rende incredibilmente difficile fare qualsiasi cosa. E la difficoltà dorata era tutta la roba precedente con anche una carta in meno in mano di partenza. Quindi diventa più difficile fare qualsiasi tipo di combinazione di carte. Adesso invece sono... Adesso i negozi possono avere dei joker che si degradano con il passare del tempo. Quindi dopo 5 round quel joker smette di funzionare, quel jolly smette di funzionare. Che è interessante, ma cosa vuol dire che devi per forza sempre cambiare i tuoi jolly o comunque devi evitare jolly di questo tipo qua. E gold invece è... I negozi hanno adesso dei jolly a pagamento, dove ogni round devi pagare 3 euro per farli funzionare o per tenerli oppure qualsiasi cosa del genere. Secondo me più divertenti, un'idea migliore rispetto a quelle che c'era precedentemente. Quindi io sono 100% a favore, nonostante abbia già fatto la vecchia versione. Ad affitto, sì, ad affitto è una buona cosa. I skip per i jolly ora sono OP. Sì, hanno moltiplicato, hanno reso molto più forte alcune cose. Adesso lo vediamo. Iniziamo. Checker deck. Dato c'è la prediction, sta per finire. Gare batterà l'ante numero 8. Sì, che full. No, not enough gambling. Votate. Three hand size gives a frame arcana pack. No, non ci interessa. Giochiamolo questo qua. Tanto siamo a difficoltà base, quindi si ottengono soldi dal piccolo buio. Dovremmo giocare colore. Abbiamo precisamente 4 e 4. Che schifo. Dovremmo giocare colore. Giochiamo colore. No? Voglio un colore più alto. Mi accontento.
Sì, gli skip religiosi sono molto forti. Ma ha anche senso perché in passato spesso non facevi gli skip. Secondo me è più giusto comunque dare un po' di incentivo nel rendere gli skip più utilizzabili. Perché per esperienza personale, giocando a difficoltà più alte del gioco, non skippi quasi mai. Perché anche se giochi un round dove c'è il piccolo buio che non ti dà soldi, la possibilità di casomai avere degli interessi o anche semplicemente giocare poche mani e ottenere dei soldi in più è fondamentale. Praticamente anche per come funzionava il gioco prima. Questo lo faccio volentieri. All'inizio di ogni round mi dà una carta. Oddio, non è buono per fare colore, però non ho mai avuto inizio round una cosa simile. Mi dà una carta randomica con un bollino sopra. Lo faccio. Ah sì, adesso c'è pure un buffoon pack garantito al primo shop. Perché molte rane erano impossibili perché iniziavi, non avevi niente nel negozio di per aiutarti con i tuoi punti e morivi. Quindi adesso c'è la sicurezza che al primo shop almeno hai un buffoon pack. Apriamo entrambi. Ma se giochiamo colore non vogliamo Alpha Joker da 20 moltiplicatore quando hai 3 carte o meno in mano. Lui mi darebbe 6 di moltiplicatore. A me piace molto Alpha Joker, ma stavolta andiamo di Abstract. Voglio giocare colore, visto che la run incentiva il colore. Adesso mi dà in mano un 10 con razzia. Vedi cosa fa? Mi dà sempre una roba così. Mi renderà più difficile fare i colori, logicamente. Sono disposto a conviverci, perché se mi dà comunque dei altri tipi di... Hanno pure cambiato il Blue Seal. Il Blue Seal in passato era il più debole del gioco, nettamente. Perché se lo tenevi in mano a fine round ti dava una carta pianeta random. Adesso a fine round ti dà la carta pianeta dell'ultima mano che hai giocato. Quindi se tu giochi sempre doppia coppia e giochi una doppia coppia per vincere, ti danno una doppia coppia, che lo rende molto più utile. In passato lo ignoravi sempre i Blue Seal, adesso invece hanno una vera motivazione per essere utilizzati. Vai. Send it. Shaiokami Prime per 9 mesi a Fumadoro. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Cosa serve il bollino? Ogni bollino fa una cosa differente. Siamo incentivati a skippare. Lui per ogni blind skippato mi dà per 0,25. Lui diventa anche più forte se compro un jolly. Nel caso lo vendiamo. Nel caso lo vendiamo. Adesso non ho potenziato gli skip. Facciamo così. Vedete, adesso mi ha creato un fiore. Non è ideale, però sono disposto a prendere un fiore che non posso giocare in favore di avere un purple seal che mi rende molto più forte avendo carte del genere. Vabbè, possiamo renderlo lovers dopo. Possiamo renderlo lovers dopo, sì. Me lo tengo da parte appunto per caso mai trasformare quello se mi capita di nuovo in mano. Why not? Ah, ma in inglese, what the fuck? Sì, perché stiamo giocando alla beta, quindi in inglese. Non ho ancora fatto la traduzione italiana ufficiale. Potremmo vendere lui e ottenere questo qua, subito. Nah, non ne vale la pena. Meglio far fruttare i soldi. After defeating the boss blind, mi dà 25 euro. Minchia. Sure. E gioca questo. 25 euro? That's pretty good. That's pretty good. Mi riesci a trovare quello che dicevo prima? Rivoglio il mio purple seal. Ah, peccato. Vabbè. Mi accontenterò di vincere questa mano qua. Va bene. Volevo trasformarlo con l'overs, ma non importa. L'overs è una carta multiuso. Cercherò di tradurvi tutto oggi, visto che ce ne sarà bisogno. Questo mi potenzia i fiori? No. Questo mi dà più chips. Più chips può essere utile. È per 4. Ah sì, sto giocando a per 4 di velocità. Vi piace così? Veloce il gioco? Preferite come la prima 2? Io ormai sono abituato a 4. Secondo me abbiamo fatto abbastanza run per rimanere a 4. 2 preferite? Troppo veloce? Facciamo un sondaggio. Adesso metto a per 2 per farvi capire comunque qual è la velocità. Facciamo un sondaggio nel caso. Cosa ha fatto il primo Joker? Mi dà più 3 moltiplicatori per ogni jolly che ho nell'inventario. Lui lo compro volentieri. Lui lo compro volentieri. Mettiamo a 3 sto punto se c'è. Non c'è 3. Ramen mi dà per 2, basta. Andiamo di ramen. È temporanea, ma mi va bene.
Mi va bene. Ok, boss. Le carte sono pescate a faccia in giù dopo una mano giocata. Per me non è un problema. Rendiamo lui una wild card, così nel caso in futuro possiamo giocarla tranquillamente. Me la lascio in mano perché mi dovrebbe dare un Giove. Se funziona come penso, dovrebbe darmi un Giove, no? Quindi giochiamo un flash. Vedete, così è la velocità a 2, prima era a 4. Facciamo 8000 punti in una singola mano. Mi dà un Giove. Pretty fucking good. Adesso mi dà 25 euro anche. Yeah! Cash money. Ecco, Vagabond adesso è un gioco. È un jolly raro, secondo me è giusto, perché è fortissimo Vagabond. I Celestial Pack d'ora in avanti mi danno la mano di poche più giocata, che è colore, quindi volentieri. Più colore ho, meglio, eh. 2 è una palla. Velocità, cosa preferite? La maggior parte sta votando per 4. Secondo me per 4 è giusto. Funziona oggi il sondaggio? Pure buffato? L'hanno pure buffato a 4 euro. Beh, ci sta. Essere molto meno raro da trovare, almeno l'hanno resa un po' più potente, l'ha portato così. Secondo me ci sta. Secondo me ci sta come bilanciamento del gioco. Lui lo vorrei, credo. Lui credo lo vorrei. Stavolta sì, a me no. Comunque è stato votato per 4. Noi possiamo passare per 4, ormai sappiamo come funziona il gioco. L'unica differenza è che le cose si attivano più in fretta. Ad alcuni va, ad altri no. A me no. Speravo si fosse fissato perché oggi ho visto più voti rispetto all'altro giorno. Ok. Un death per duplicare questo qua non sarebbe male. Hanno potenziato anche la carta Lucky. Non mi ricordo qual era l'arcano. Era uno degli arcani che mi ha sempre skippato, che ti rende due carte fortunate, che ti rendeva una carta fortunata. Adesso rende due carte fortunate, che secondo me è giusto. Io voglio due di nuovo lui. Ne voglio di più. Carta sinistra nella carta destra. Sì. Mi piace lo pensare. Buffato pure il gatto. Il gatto infatti non l'ho utilizzato ancora. Cosa abbandono però in favore di lui? Vorrei tenere Space Joker. Forse abbandoniamo Certificate. Perché può un pochino incasinarmi. O diciamo addio a lui. Lui mi dà 100 chip. Lui mi dà 50. E se mi livella funzionerebbe meglio. Quindi sì, facciamo così. Otteniamo meno chip al momento attuale. Ma secondo me ci può stare. Secondo me ci può stare. Il ramen per adesso è buono. Voglio che mi tenga in vita comunque. Non voglio rischiare. 25 ore dopo il boss blind, ne prendiamo soldi dopo. Skippare mi dà dei punti, quindi volentieri. Mi ha dato questo? Mi ha dato questo qua. Non lo so, ma sono contento. Cosa mi dai? Temperance, mi dà 9 euro. Pretty good. Vai. Mi dà 3 euro. Tranquillamente. Non si è attivato lui. Lui c'ha una chance su 4 di potenziarmi la mano di poker giocata. Quindi adesso ho giocato un colore. Poteva potenziarmela direttamente come se avessi ottenuto un Giove. Questo è il funzionamento. 12 pecunie. Preferisco avere un'altra carta di death. Preferisco invece che avere altri soldi e basta. Questo è inutile. Questo invece li apro perché c'è di sicuro Giove. Le pecunie, sì. La Gary, per 21 mesi, thank you. Giove. Hanno reso Sixth Sense non più una carta rara, ma una carta uncommon. Perché fa un po' cacare, quindi non aveva senso che fosse raro. Cioè, un jolly che riesce al massimo a utilizzare 4 volte per darti 4 spectral card. Non è la fine del mondo. Non è un granché. Un altro reroll lo faccio. I soldi sono in sconto. Va bene così, dai. Ci riempiamo di soldi, ma non è un problema. Sapete cosa si fa? Morte così, così mi dà 2 Giove. Ah no, però non posso. Vorrei giocare subito una mano. Leva sto 9, rendiamo un 9 speciale. È un upgrade e basta. Carta sinistra nella carta destra, sì. Ok. Questo colore dovrebbe farci vincere in automatico. Abbastanza sicuro che lo faccia.
Ci dovrebbe adesso dare anche due Giove, quindi dovrebbe essere un'ottima situazione. Oh, let's go! Tre Giove in poche parole. Questa è molto carina adesso come, come carta, visto che hanno buffato pure quello. Buona situazione in cui trovarci. Credo sia una buonissima run per adesso questa qua. Se non facciamo cazzate dovremmo vincerla. Tarot card in un shot più frequenti, volentieri. Sono sempre forti le carte dei tarocchi. 9 euro, distruggi due carte, stone card, potenza delle carte e un altro Giove. Gioco colore. Credo Giove di nuovo. Credo Giove di nuovo. Potremmo distruggere delle carte, ma non c'è molto che voglio distruggere al momento attuale. Tanto che io giochi un colore o l'altro mi va benissimo. Se gioco una scala mi dà dei punti, è gratis perché è negativa, la prendiamo. Adesso lui è leggermente più forte. E basta. Un reroll lo facciamo. Banango. Adesso, oh, adesso si spacca una volta su 6, non più una volta su 4. C'è il Banango. Quanto abbiamo fatto prima una singola mano? Ah, e soprattutto il boss ti fa vedere l'ante successivo, che è bellissima la cosa. Help my Nick, Prime per 3 mesi, prima di bronzo. Buon salve, oggi ho sognato il digio che mi consigliava di abbonarmi con Amazon Prime ed eccomi qua. Thank you. Ramen mi tiene sicuramente in vita. Certificate ha fatto suo dovere? Tecnicamente sì. Se non vogliamo buttarvi la run, dovrei buttarvi a certificate qua e non ramen. Però Space Joker serve livellare ancora di più il colore. Siamo già livello 8. Cioè serve livellare ancora di più colore? Posso comunque ottenerlo con attraverso queste carte qua. Vorrei la banana per la chance di la banana più forte. Vorrei la banana per la chance di una banana più forte ancora. Potremmo dire addio a lui che perdiamo 3 di moltiplicatore in favore di questa che però è temporaneo. Se poi si spacca e non abbiamo un altro moltiplicatore base, non siamo fregati perché comunque abbiamo 18 di base, però siamo in una situazione peggiore. Aspetta, mi fa vedere cosa sono i blind anche? Tutti un po' di merda, ma va bene. Lui lo skipperemo per avere un secondo, però. Lui lo skipperemo sicuramente. Che fa negativo in potenza alle scale, è inutile. Tanto morirà prima o poi. E voglio scartare carte per cercare quelle che mi danno di cose più forti. Vuol dire adesso facciamo la metà dei punti, ma ne sono... sono disposto a farlo. Almeno adesso posso scartare. Lo devo convertire. Sono disposto a buttare via una mano. Perfetto. Volevo un secondo Blue Seal, l'ho ottenuto. Dovrebbe tranquillamente farci vincere, otteniamo altri due Giove così. Let's fucking go. E pure un altro livello. Teniamo 3 Giove così. Teniamo 3. Si è spaccato. Ho fatto bene allora a non uccidere lui. 3 Giove così. What the fuck. Wow. Siamo a livello 11. Siamo all'ante 4. Incredibile, va bene. Riprendiamo lui per adesso. Mi dà delle chip, volentieri. Che sfiga uno su 6. Non la definirei troppo sfiga, perché comunque speravo che si spaccasse per ottenere casomai la... la banana più forte adesso. Il mio obiettivo è trovare la banana più forte. Direi... non c'è niente da convertire o da distruggere qua. Direi carte e moltiplicatore sopra... queste, perché sto giocando quelle nere. Anche se non c'è differenza, no? Ho leggermente più nere, vabbè. Pochissimo. Ho leggermente più picche. Dammi un altro Giove, grazie. Thank you. Non è la banana, ma è un ottimo sostituto per la banana. C'è un altro Giove, ma che cazzo succede?
Quando gioco un colore mi dà per due in automatico. Ok, mi dà anche la banana. Questo è nuovo, non l'ho mai trovato. Towns to multi-play the end as a scoring club card and scoring card of any other suit. Questo è fortissimo. Non prendo sto mazzo, ma è fortissimo. Boia. Mi dà per due di moltiplicatore se una carta di fiori che ho giocato mi dà punti. Se gioco doppia coppia di fiori mi dà per due. Se gioco un colore di fiori mi dà per due. Se gioco scala con un singolo fiore mi dà per due. No, non funziona così. Ah, no, non per colore. Non per colore. Deve essere soltanto... Deve essere una, ma non tutte. Ok. Deve essere una, ma non tutte. Ok, vabbè, comunque è molto forte. Ancora il roll. Questo non basta. Lucky cards, volentieri. Adesso mi dà appunto due lucky cards. In passato ne dava una, adesso ne dà due. Facciamolo. Lui lo voglio skippare per avere un doppio tag in futuro per potenziare lui. Mi ha dato... Una di queste qua in ogni caso è tutta roba buona. Volentieri potenzio voi perché voglio giocarvi con lucky card. Che bello, adesso si può fare due carte lucky. Che bello. Ho già 5 di picche. Vorrei cercare casomai altre carte... Niente, vabbè. Non può andare sempre così bene. A trovare sempre carte pianeta o altro tipi. Flash a livello 13. Ok, dai, attivati un'altra volta e non... Siamo tutti contenti. What the fuck? È una chance su 4! È una chance su 4! Ma è possibile? Ho fatto anche con questo cazzo di gioco e non si è attivato una singola volta tutta la run. Si è attivato 14 volte di seguito. Non è normale. Ok. Oh. Oh. Adesso hanno cambiato sta cosa qua. Questo è importantissimo. Il prossimo Next Base Edition Shop. Il prossimo negozio ha un jolly gratis che diventa negativo. In passato devi spendere tipo 13, 14, 11, 12, 13 euro per comprarlo. E spesso se skippavi o comunque non hai una situazione buonissima, o trovavi casomai un negativo sopra un jolly già disprezzo e costoso, non riuscivi a comprarlo ed è uno spreco. Adesso lo danno assicurato. Il che mi fa pensare: skippiamo lui, skippiamo lui. Abbiamo un raro Joker negativo e abbiamo un altro negativo, perché lo duplichiamo. E poi combattiamo il boss. Non giochiamo picche, giochiamo cuori. E siamo in una situazione incredibile. Direi. No? Direi. Stank non mi serve. Direi assolutamente facciamo questo. Converti a diamonds, converti in spades. Al momento non è una buona idea convertire a spades. Mi rendo una carta di vetro. Sai che? Ah, idealmente no, vorrei fare questo. Converti la carta sinistra nella carta destra. No, forse è ancora meglio così. No, dai, sì. Converti la carta sinistra nella carta destra. Appena battiamo sto boss qua, non saremo più preoccupati di giocare picche. Quindi, carta sinistra nella carta destra, sì. Ok. Anche lo skip raro è gratis. What the fuck? Ok, controlliamo comunque il pacchetto. Non sa mai che c'è un'altra negativa. Non c'è. I cuori sono più forti. Ce n'è bisogno da buttare via cose come mezzo? Direi di no. Questo al massimo può dare però... No, lui però dopo diventa più forte. Lui, nel caso migliore, mi dà 20 moltiplicatori. No, adesso da 3. È vero, non è fatto lui. Prima dava 4 di moltiplicatore per ogni carta di cuori giocata. Adesso da 3. Ci sta, secondo me, perché è molto forte come jolly base. Spingeva tutti a giocare sempre colore perché ha una buona build ed è facile giocare all'incirca. Questo skip. Un reroll lo faccio volentieri. Hanged Man. Questo mazzo non mi serve Hanged Man. Per sicurezza voglio tenermi i soldi. Jolly negativo. E ne abbiamo due. Jolly raro. E questo è per 2,25. Ora dobbiamo giocare cuori. Tu non funzioni. Tu non funzioni. Tu non funzioni. Converti in diamanti non è ideale, ma va bene. Mi voglio tenere comunque degli scarti dopo, ma un altro lo faccio giusto per cercare qualche altra carta. No. Dovremmo... No, vinciamo tranquillamente, dai.
Vinciamo tranquillamente, è inutile che non cerco altri pianeti. Questo mi è inutile anche, lo vendo. È inutile che non cerco altri pianeti, no? O altre carte che funzionano. Ha solo senso farlo. Adesso me lo devo tenere quello in mano. 1, 2, 3, 4, 5. Vieni anche te. Niente, peccato, vabbè. Dovrebbe tranquillamente vincere. Ma proprio tranquillamente vincere. Sì, 77.000. Ok, un Giove. Cioè, contiamo di un singolo Giove. Siamo dei poveri con un singolo Giove. Ok, questo negozio è importantissimo. Se scartiamo una mano, me la livella. Burnt Joker, se scartiamo una mano e in quella mano c'è un tipo di combo di carte, me la livella. De. Sì. Lui è anche più forte, così è 21. Yes. Mi rende la mano più grande di uno. È molto forte sto qua. Possiamo continuare a livellare la mano ancora di più. Siamo a 16, ma possiamo portarla a 40. Aspettate che devo livellare un secondo Giove. Ok. Run carta alta. Potremmo convertirla in run carta alta, ma direi no proprio. Wild card o bonus card? Wild card, dai. Voglio rendermi facilissimo giocare quelle cose lì. Roll. Però è gratis, quindi ovviamente sì. Ogni 6 mani abbiamo un per 4. L'abbiamo già fatto una run, questo qua lo conosciamo. Molto me come Jolly, ma va bene. Aspetta. Free standard mega, double zero money. Lui lo giocherei, lui lo skipperei. Tutte le carte faccia, quindi Jack, Regina e Re sono debuffate, vabbè. Non ci cambia la vita. Un altro lo faccio. Pieno di negativi, perché abbiamo forzato ci fossero più negativi. Ok. Adesso dobbiamo cercare di scartare più colori possibili. Se abbiamo un colore in mano, scartiamolo. Ce l'ho? Vuole scartare lui, fuck. No, soltanto il primo. Soltanto il primo colore scartato mi dà il potere. Quindi c'ho un flash, lo scarto, abbiamo potenziato il colore. Lui non posso giocare, devo convertirlo. Giocherei comunque picche. Wheel of Fortune. Ma talking go! Ok. Dammi un tarocco. Chariot, volentieri. Chariot Red Seal. My boy, Chariot Red Seal, my boy. Questa mano... Dai, che Space Joker si attiva chiaramente di nuovo, no? Ok, finalmente ho attivato. 285.000. Pretty good. Scarta. L'ho già fatto, lì. Ah, potevo scartare per cercare un altro... Sì, vabbè. Vero. Ho una scarta in più adesso. Carta della morte ce la portiamo dietro. Jumbo per avere un altro Giove. Black Hole. Potenzia a livello di ogni singola mano di poker che ha disponibile. È un Giove, ma meglio. Quindi adesso siamo tutti a livello 2 almeno. Ballot è potenziato. Riattiva la prima carta giocata due volte. Prima attiva la prima carta giocata una singola volta e si attiva due volte. È più valido. C'è più senso. Il buco è una carta spettrale. E una carta spettrale potrò, credo, soltanto trovare in quelle, nei pacchetti celestiali con molta rarità. Credo. Onestamente skip. E questo qua si skippa. Mi dà 20 euro. Che ci sta in potenza lui. Non posso giocare carte del genere, mi va bene. Peccato che non posso fare lui, vabbè. Ah, lui è quadri. Non sto trovando mai nel negozio comunque la chance di avere anche delle... convertire in picco cuore. Potessi convertire in picco cuore lo farei, però non ho ancora avuto l'opzione. Scarta, sicuramente. Lui lo tengo in mano perché voglio giocare qualcosa lì. No, aspetta, devo scartare un colore. Ce l'ho un colore in mano? No, sì? Sì.
ce l'ho un colore in mano. Top. Ok, abbiamo livellato quello di nuovo. Questo non è male come carta. Non è la migliore. No, vorrei convertire il 10 d'acciaio. Idealmente. Non ho un colore in mano in questo momento, vero? No. Cioè sì, potrei farlo così colore. No, perché non viene contato il fatto che è wild card, visto che è debuffata. L'asso di quattro è copiato con morte prima di giocare la mano vincente. Lo so, però se fosse di cuori o di picche l'avrei fatto immediatamente. Così non saprei se farlo. Così non saprei se farlo. Pog. Bam bam bam. Potrei duplicare però lui. Lui è molto buono da giocare. Sì, dai, show. Carta sinistra nella carta destra. Sure. No, non posso avere tre giove in mano, vabbè. In realtà no, non aveva senso farlo. Era meglio tenerlo da parte per dopo. 20 euro! Ah no, era i 3 euro. Okay. Pensavo fosse stato 20 euro. Pensavo fosse stato 20 euro e si fosse attivata la chance su 20, la chance su 15. No. Ok. Torniamo indietro di un ante meno una mano. Onestamente, no. 5 euro per blind skipped. Lo farei, mi dà 40 euro di nuovo. Mega Celestial Pack, possiamo farlo giocando Mega Celestial Pack. Questi non mi interessano. Clubs, non mi dà mai la chance di fare quelli. Questo mi dà 20 euro, poi possiamo potenziare delle carte. Questa volta potenziare delle carte. Potenzierei delle carte, sì. Qui lo vorrei... Vabbè. O d'acciaio o di picche. Ah, la Hierophant. Me ne rende bonus. Non è fondamentale, però perché no? Ok. Sì. Dopo che l'hanno potenziato, diciamo che è molto una buona opzione. Lui non lo prenderei. L'Overs lo prendo sicuramente. Non abbiamo spazio. E tanto siamo tranquilli, non abbiamo più bisogno di un moltiplicatore del genere. È comunque temporaneo. Converte in picche, perfetto. Questo si skippa, mi dà un sacco di soldi. Lui è più forte ancora, si gioca questo. Ok. Lui potremmo convertirlo in picche. Però scartiamo, abbiamo già due di questi in mano. Scartiamo un colore in questo modo. Così lo livelliamo. Cerco altre carte da casomai trasformare. Te. Converto anche lui perché nel caso lo volessimo rendere qualcos'altro tipo d'acciaio, possiamo farlo. Non è una brutta opzione. Il 5. Ah, c'è un 5, è vero. Non avevo visto che anche il 5 era così. No, abbiamo un motivo di tenere in mano così tanto carte Blue Seal. Quindi cerchiamo cosa convertire con questo tipo qua. No, aspetta. Vorrei giocare picche. Non so perché, se voglio giocare picche. Ok. Posso giocare a picche? Sì, tecnicamente sì. Cioè, anche così volendo. Cerchiamo a cos'altro. Vorrei cercare il re da scartare. Vai. Ho qualcos'altro da trasformare. Sai che? Così possiamo giocarlo. Bam bam. 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 Colore. Mi dà soldi, abbiamo quello in mano, mi dà due carte. Vinciamo tranquillamente, 300.000 punti, due giove. Lui se ne può andare adesso, eh. C'è un jolly che se ne può andare, è lui. Anche Abstract Joker. Giocare con lui mi dà 48 di moltiplicatore. Lui mi dà praticamente per 1,5. In realtà molta roba adesso se ne può andare. C'è una condizione talmente buona che la maggior parte della roba se ne può andare. Non possiamo fare altro per adesso, facciamo così.
Compriamo lui, entriamo qua dentro, vediamo cosa c'è. Converte in cuori, non c'è niente da convertire in cuori qua. Converte una carta in glass. Mi dà 20 euro oppure death. Death non mi dispiace. Death non mi dispiace, facciamo così. Non è un incredibile uso di death, ma abbiamo così più carte di pick, abbiamo più quelle lì. E mi crea un altro death perché è un'ottima carta. Si controlla standard pack, tanto ci abbiamo i soldi. Perché no? Rollerei, cercherei qualcosa adesso. Mi dà delle picche volentieri, possiamo adesso utilizzarle forse anche su... Idealmente loro, però possiamo utilizzarle anche su altro nel caso. Anche su cuori ormai. Continuerei a cercare roba nel negozio. Basta però. Ancora uno. Basta. Wildcard carino ma no. Abbassa il livello della mano di poker giocata. Oh. Ok. Possiamo scartare un colore così. Quindi abbiamo già compensato la mano di poker debuffata. Vai. Vorrei delle altre carte da convertire. Sai che? Non è un incredibile uso delle mie risorse, ma va bene. E così otteniamo due tarocchi. Vai. Magician e Ward di nuovo. Let's fucking go, Ward. Convertiamo di nuovo in picche. Improvvisamente il mazzo è 41 picche e 20 cuori. Non male. Magician sopra degli assi, li rendiamo lucky. E poi scartiamo così tante carte, sì. Mi dà un Lovers. Lovers lo uso volentieri sopra di te. Ah, Lovers su di lui. Lovers su di lui, così almeno è... è giocabile nel caso ce ne fosse bisogno. Ora, cosa giochiamo? Possiamo giocare, pertanto posso... devo scartare o lo scarto o meno. Giochiamo questo. Mi dà un sacco di punti, mi dà soldi, mi dà un pianeta e mi dà un botto di roba, vai. Se mi livelli la mano, non me l'ha livellata. Peccato. Abbiamo delivellate e basta. Ok, 800.000 punti, un altro Giove. Ora che hanno buffato i Blue Seal, lui è molto più forte. Molto più forte, ci sta anche andando di fortuna, però lui è molto più forte. E rolla al boss se ce n'è bisogno, volentieri. Gioca un Giove. Cosa c'è adesso che andiamo a incontrare? Three hand size Jolly Foil. Ah, siamo avanti 8. Un random Jolly disattivato per mano. Che cazzo ne frega. Controlliamo i pacchetti, non sa mai. Above Rupe, Prime per 2 mesi, è pieno di legno. L'unica ludopatia sana è il buon baratro, esatto. Lo potrei rendere... d'acciaio, quindi sì. Mi danno più punti. Perché no? Vorrei picche, quindi non... rolliamo e basta. No? Mi raddoppio i soldi, volentieri. Vorrei qualcosa a sostituire. Iniziare a sostituire questi jolly qua. Sure. Ancora uno. Soldi ce l'abbiamo. Picche, va bene. Qua skipperei lui, non skipperei il primo. Vorrei buffare lui, però... mi ha dato lui, vero, mi sa. Credo mi abbia dato lui. E quindi sai cosa? Si fa così. Abbiamo improvvisamente un sacco di picche. Si scarta una mano di picche per fare un colore. In questo modo qua livelliamo ancora di più colore. Siamo a 30, la cosa è assurda. Cerchiamo adesso... carte belle. Carte sbarasbaus. Panda, 8 mesi e sono 8 shoyo. Per colpa tua ho una fissazione per sto gioco. So che dirmi, funziona così purtroppo. Vai. E dammi le re. Vabbè, abbiamo 2 di questi. Mi ha contato i 2 di quelli. Vabbè, adesso anche se trovo le re non cambia nulla. Dammi un altro pick.
Grazie. Gioco te, 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 te e te. Così massimizziamo ogni cosa. Livellami la mano. Non me l'ha livellata. È un po'. Mi ha livellato un sacco la mano all'inizio e adesso mi sta più livellando la mano. Va bene. Ah, si è spaccato quel. Vabbè. Domanda veloce, ma come funziona la live di domani? Apriamo bustine. Cosa vuoi sapere? Spacchettiamo carte. 1.000.000. Abbiamo pure il P4 attivo. Quindi la prossima mano è ancora più forte. Potremmo vendere lui, lui e lui e avere Joker Stencil. Ma non è un granché, no? Cioè, non è una gran mossa. Tanto è una cosa di sicuro in futuro non vogliamo fare. Volentieri. No. Ride the bus e photograph, no. Strength è inutile. Riffraff è inutile. Mi tengo i soldi per almeno poi fare roba. Tieni Space Joker, voglio colore a livello 99. Lo so, ma lui mi dà più assicurato colore. Vabbè, cosa mi disattiva? Non ci cambia niente nella vita. Probabilmente faremo il nostro record con questa mano qua. Allora, scartiamo un colore come prima cosa. Vai, ok. Colore è al 31. Buono. Ora, abbiamo due pianeti in mano, quindi possiamo adesso soltanto cercare tarocchi. Buono. Abbiamo tre pianeti in mano, non abbiamo bisogno di tre pianeti in mano. Cerchiamo carte da scartare, nessuna carta da scartare. Vabbè. 1, 2, 3, 4, 5, scarta lui. Pog. Non cambia niente. Ok, questa mano dovrebbe essere una buonissima mano perché abbiamo il P4 attivo. Oh no, non possiamo avere 20 di punti. Oh no, come faremo? 1.500.000, buono. Non ho mai avuto. Oh vabbè, gran vinta, me l'aspettavo molto facilmente qua. Non ho mai avuto, credo. L'abbiamo mai avuto un pianeta di così di una tipo di mano di livello così alto? E fu così che all'età di 42 anni Alessandro Motto venne ritrovato in un casinò di Rino a vendersi anche quell'ultima collezione di carte Pokémon di lontano 2023. Quando ancora YouTube era estremamente successo, diceva che sarebbe riuscito a smettere di giocare d'azzardo, ma ora beveva solo Milo scadente e chiedeva carta, banco, carta. Domani facciamo spacchettamento, vero? Non facciamo bingle bingle, vero? Domani è spacchettamento. Non un granché come Jolly. Praticamente uguale a lui, mi dà 20 chip in più. We got a bingo bangle problem over here. Senti, ci sono utilizzi migliori, senza alcun dubbio. Dammi un altro Giove. Posso fare dei colori con 4 carte? Non ci interessa. Possiamo fare scale e colore con 4 carte? Non ci interessa. Se avessimo trovato 20 ore fa, potremmo casomai fare scala reale, ma no. 560x74? Quanto è? (ride) 41.000. Senza prendere in considerazione niente, se giochiamo un colore è 40.000 punti. Pietro, per 25 mesi, thank you. Anche un roll? I roll nel prossimo negozio vanno a costan zero, mi sembra inutile. Però potremmo livellare lui, mi dà un sacco di soldi. Non possiamo scartare carte, no. Bingle cos'è? Bingle bingle è baratro ma con la roulette. Letteralmente, è il modo più semplice di scriverlo. No, voglio controllare i negozi, voglio controllare i negozi. Voglio livellare anche lui ma voglio controllare i negozi. Scartiamo un colore per iniziare. Così lo livelliamo. Il tuo fratello 50 bits, grazie per colpa tua. Gioco da una settimana a poker durante le lezioni. Basta che non sia poker vero. E sei a posto. Lovers e Moon. Moon è inutile. Lovers è Lovers. Teniamocelo per dopo nel caso.
not complaining. Scarta, scarta, scarta. Justice. Non ho pescato un colore. Devo giocare, vabbè, devo giocare uno di Siamo, tanto ci abbiamo un altro. Sì, no problem. Potenziamo te a carta di vetro. E rendiamo te carta lover. Se lo teniamo nel caso in mano, perché così abbiamo sempre la sicurezza di poterlo giocare nel caso. Gioca, 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 gioca. Te vai in fondo per darmi più punti, anche se non cadrà niente in questo caso qua. No, vabbè, si può attivare lui. Vai. Mi potenzi la mano? No, però è da tipo 10 mani di poker che non mi livella. Si stanno spaccando tutti i carti di vetro. È da 10 mani di poker che non mi sta livellando Giove. Come faccio io senza livellare Giove così? Hanno cambiato il colore? 8 ball, una chance su 4 che ogni 8 giocato dia una carta tarocco. Hanno completamente cambiato. È un altro jolly adesso. Ci sta, quello di prima faceva cagare. Quello di prima era, non dico inutilizzabile, ma è estremamente situazionale. Ed è la prima carta che abbandoni solitamente. Interessante, così è molto più utile. Così è molto più utile. Sto per dire inutile. Wheel of Fortune. Ok. Ora è costato vederlo viola, ma ok, sì, anche a me fa strano vederlo viola. No, voglio picche. Abbiamo un mazzo comunque gigantesco, 72 carte. Sarà perché ogni volta che giochiamo una mano ci dà una carta in più, però. Qualcosa di figo, va bene. Non devo continuare a giocare troppo perché lui mi darà doppie soldi, quindi è meglio se skippiamo. Lui si potenzia, raddoppia i soldi e si va qua. Ok, non abbiamo scarti. Oh, non abbiamo scarti, è vero. Vabbè. Soldi e punti massimi. Vabbè, si fa così. Peccato. No, il voucher non lo volevo, il voucher non lo volevo. Voglio avere più chance di cercare nel negozio dei jolly buoni. Abbiamo 3 jolly rimpiazzabili. Assolutamente, abbiamo 3 jolly rimpiazzabili con una run così buona. Vorrei cercare... avrei più chance di trovare jolly. Non voglio rendermi impossibile trovare soltanto tarocchi. Oh, non abbiamo scarti. Anyway, sì, infatti. Vai. 3 euro. 1 milione di punti. 2 giove. È assurdo giocare ogni singola mano e ottenere 2 giove. È assurdo. Cioè, il round perfetto mi livella Giove 4 volte. Scarto nella prima mano un colore. Si attiva Space Joker per darmi un colore. Ed abbiamo 2 blu sia alla fine round. Possiamo, nella situazione ideale, livellare Giove 4 volte. Che è assurdo. Siamo a livello 42. Ok. Sure. Come cazzo è possibile? Vabbè. Sa che non sto prendendo parecchi di questi pacchetti qua, però... non mi capita mai di trovarlo. Come fai a dire di no? Ok che non è picche, è cuori, però lo possiamo convertire nel caso. Questo lo voglio. No. No. Ok. Il negozio non common joker. Adesso le mani iniziano a diventare costosette. Vorrei livellare lui, ma voglio più chance possibile di cercare roba nel negozio. Quindi adesso si fa questo round qua. Il prossimo forse si skippa. Ok, chariot su di te. Ottimo. Scartiamo un colore idealmente. Posso scartare un colore di cuori? No. Devo scartare un colore di... così. Ci troviamo con in mano un po' merda e ci vediamo 2 blue seal, ma non è la fine del mondo. Ok, via voi due. Scarta. Anche se mi dispiace questa roba qua. Hermit mi raddoppia soldi, volentieri. Justice. Non vorrei farlo su queste carte qua. Sono più utili per renderle in quell'altro metodo. Abbiamo tranquillamente così questa roba. Scartare ancora. Alright. Ok. Alright. Scarta queste qua.
Tempress mi dà 13 euro? Com'è possibile 13 euro Tempress? Ah, perché c'ho lo sconto nel negozio. Scontando tutto quello che c'è nel negozio, sconta anche quanto io posso vendere i jolly, quindi Tempress mi dà meno soldi. Ok, 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 mi è già successo in passato. È strano, ma funziona così. Onestamente, dammi soldi. Non ho motivo di fare altro. Bam, 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 bam. Bam. Manca se riesco a rompersi. Vabbè, si sono sorti due di seguito. Non si romperà anche il terzo, no? 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 90! What the fuck? Non mi ha livellato la mano. 3 milioni. Con due carte d'acciaio in mano e con una di vetro, 3 milioni. No. Chariot su un Red Seal è la cosa migliore. Non c'è un nel genere. Prendiamo un altro Jupiter. Prendiamo un altro Giove. O prendiamo 20 euro. È 695 per 92. No, è troppo tardi per il dado che aumenta le chance di tutto. Troppo tardi. E non è 20 euro. Questa volta andiamo di 20 euro. Ok. Questo è interessante. Questo secondo me ci sta a prenderlo. Visto che cerchiamo di creare più carte d'acciaio in mano possibile. Sarà difficile trovarle effettivamente, però nel caso migliore è meglio. Addio, Abstract Joker o Certificate? Abstract Joker non ci dà niente. Certificate ci dà carte a random. Che ci possono comunque rovinare casomai anche il mazzo, perché potrebbe essere anche quadri e roba simile. Hai giocato solo colori e sei a Dante 10 e ne hai giocati 19. Abstract non è il primo che se ne va, dai. Adesso in realtà un... Adesso in realtà un baseball player non sarebbe male, eh? Per lui è un po' troppo tardi. Cioè, 9 ante fa, sì, adesso è un po' troppo tardi per lui. Ottiene 0,25 di moltiplicatore ogni carta aggiunta nel mazzo. Abbiamo già il mazzo a 75 carte, è un po' tardissimo. Brainstorm! Copia l'effetto della carta più sinistra dei jolly. Ok? Ok? Addio Certificate. O addio Certificate o addio Space Joker. No, addio Certificate. Space Joker mi dà anche 50 chip e sono... Oddio, c'è proprio... Abbiamo così tante chip ogni singola mano, però... Abstract non dà anche meno, visto che lo shop è scontato? No, 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 perché lui semplicemente dà per quanto ci sono di quelli lì. Tu stai pensando a Swashbuckler, al marinaio. O al pirato, ok. Possiamo boostare il Joker bruciato due volte e poi a inizio round mettiamo lui qua davanti e poi lo duplichiamo. O quando ce n'è l'occasione, duplichiamo lui. Buttiamo via Certificate o Space Joker? Secondo me Certificate. Qua Certificate se ne va. Qua Certificate se ne va. Addio Certificate. È stato un piacere. Ok, adesso duplichiamo Burnt Joker. Buon negozio. Passerei adesso al prossimo, no? Adesso duplico i miei soldi. Giusto. Quindi meglio non spendere altri soldi. Perché adesso li duplico. Bam. Lui adesso è per 3,5. Dopo ogni carta giocata o scartata mi dà 3 carte. Vorrei livellare però colore. Anche se non è ideale con un boss del genere. Sai che? Farei questo. Converti la carta sinistra nella carta destra. Vai. Vorrei... Un po' non spreco buttare via lui, però torna utile comunque per il futuro avere più carte. Questo tipo qua. E poi bam 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 bam. E
Bam. Scarta. Livellato. Livellato. Abbiamo livellato due volte. Hierophant e Magician. Ok. Alright. Devo potenziare con... C'ho poche carte in mano da scegliere. Vai, facciamo lucky, facciamo bonus card sopra te. E sopra te. Metti il terzo Joker primo Graveyard ora. Il terzo? No, vabbè, ok, sì che vinciamo. Funziona? Compatibile. Giusto per avere più chance di avere livellato colore. I guess. Let's go. Ottimo. Peccato nessuna carta. Vabbè. Sono tutte carte già trasformate. Sono tutte già carte con un effetto. What the fuck? Ok, allora voi diventate Magician. Ci teniamo Chariot per dopo. Potevo prendere d'acciaio, in effetti. Vabbè. Prendiamo te d'acciaio. Intanto tranquillamente vinciamo con questa mano qua, non c'è bisogno di fare più punti. Diamo più chance a Space Joker di livellarci. Te e te. Sono le nostre carte migliori, no? Ah no, diamoci più chance di pescare, ottenere soldi e di pescare. C'ho... Aspetta, no, quanti blu sia l'ho? 1, 2, ok, basta questi due. Di avere sia 20 moltiplicatori sia di avere 20 soldi. Un'intera mano di lucky card giochiamo. Vai. Vai. Let's fucking go. Non si è attivata una. Non si è attivato Space Joker. Non si è attivato Space Joker. Non si è attivato Space Joker da 40 round. E che cazzo. Più uno slot consumabile. Molto volentieri. Super volentieri. Super 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 volentieri. E possiamo ottenere 3 giovi a fine round. Let's go. Giove. Livello 50. Livello 50. What the fuck. Si controlla. Volentieri. Ah, posso prendere due. Potremmo convertirla. Ci stiamo riempiendo il mazzo di un po' cacca, però va bene così. Dammi due carte. Justice e Imperatore. Mi tengo The Full per dopo. Justice torna utile. Ok. Direi addio Space Joker. Direi addio Space Joker. È arrivato il suo momento. Mime può darci un sacco di moltiplicatore nel caso migliore. Throwback mi dà per 3,5. Lui mi dà per 2. E mi dà 50 chip anche, non è male. Loro non posso levarli. Lui sicuramente non se ne va. Addio Space Joker. Addio Space Joker. Una chance su 1000, eh? Una chance su 1000. Leggi Omar. Leggimi su e scambia i Joker. In realtà ne basta uno di Jolly Blue. Ed ora non più. Non so cosa sta dicendo. Mem raddoppia pure sigilli blu. In effetti. Banana. Ok, adesso teniamo così per adesso. Poi, in base a quello che ci dà più punti, che sarebbe throwback per adesso, forse anche Mimo, lo mettiamo a fine round per brainstorm. Ancora uno. Va bene. Ok, 7 milioni. 40 euro, 40 euro. Meno uno hand size. Cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a giocare? O vogliamo skippare per livellare lui? Jolly siamo molto buoni, ma se vogliamo cercare di fare record di sempre, cosa che non so se sia possibile, dovremmo giocare il più possibile. Secondo me è un gioca. So che mi darebbe un pochino più di moltiplicatore con lui, ma nei casi migliori posso andare nel negozio, trovare degli chariot, metterli sulla prima delle carte e mi dà doppio effetto con Mime. Secondo me è un gioca.
Dobbiamo scartare un colore. L'unico colore che abbiamo in mano, se sbaglio, questo, no? Sì. Mi dispiace scartare quello lì, ma è un colore. Non ce l'ho in altro modo. No, ce l'avrei così tecnicamente colore. Ce l'avrei tecnicamente così. Ma poi dovrei trovare degli altri cuori. Non mi fido di trovare altri cuori adesso. Ah, sì, colpo corretto. Let's fucking go. 800% 6. Ok. Dovrebbe bastarcene. Ce ne servono comunque due. Perché poi almeno si attiva due volte Mime. Ci abbiamo tre Giove nell'inventario. Poi facciamo. Preferisco forse Emperor qua. Non vorrei un Justice. Preferisco forse un Emperor. Potrebbe essere più utile Emperor. Crea un Joker random è un po' inutile. Lo vendiamo. Mi dà 20 euro volentieri. Ne basta due se metti Mime prima. Ne basta uno in teoria. Ah, sì, sì, tecnicamente. Vabbè, però chi se ne frega. Adesso duplichiamo. Dipende da cosa abbiamo. Dipende se è meglio Mime o Throwback in base a cosa troviamo ora. Prendiamo te d'acciaio di vetro, eh. Scarta, 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 scarta. Ok, abbiamo un sacco di carte adesso. Cosa teniamo? Soldi, direi. Te per far punti. 7 milioni? L'abbiamo fatto fino adesso 7 milioni, mi sa di no. Che dobbiamo adesso giocare delle buone mani, effettivamente. Te ti vorrei convertire, vorrei trovare un... Hai fatto 6 milioni e qualcosa, mi pare. Quindi adesso siamo più forti. Ok. Non avvi la banana, sì, infatti adesso siamo più forti. Adesso facciamo... Non dico... 20 milioni, però. Cosa voglio scartare qua in mezzo? C'è troppa roba. Vieni anche a te, vai, vaffanculo. Yes, let's fucking go. Preggers. Vuol dire poggers. Vai. Lovers. Sai che? Ottima situazione per lovers. Bam bam. Bam bam. Bam. Giusto? Sì. Perché no? Ho i due pianeti. Al momento è da duplicare se è meglio lui. Perché questo mi attiverebbe soltanto lui due volte. Non farebbe molto attivarlo lui due volte. Per 1,5, per 1,5, per 1,5. Credo sia meno rispetto a 3,5 diretto. Credo sia meno. Quindi è meglio avere throwback. Lui non è attivo al momento attuale. Vai. Dovrebbe, credo, farci vincere comunque. 31 milioni, ok. Ok. Questa cosa qua è assurda. Lui adesso si attiva. 20 euro gratis. I soldi sono in sconto. Ok, Giove. 53. Giove, 54. Giove, 55. I Blue Seal adesso sono effettivamente utilizzabili. In passato non lo erano. In passato erano praticamente ignorabili. Glass Card lui non è male. Però vorrei d'acciaio, non vorrei di vetro. Perché rischia di spaccarsi. Facciamo un Willy nel caso. Speranza di avere un policroma. Niente. Anche un Ward non sarebbe male. Ward per convertire lui a lui e lui. Sarebbe male. Però c'è Will. Come on! Decisamente no. No. Swashbuckler l'hanno potenziato adesso. In passato era... Ti dà tanti moltiplicatori quanto il valore di vendita, se non sbaglio, delle carte alla sua sinistra. Essere il valore di vendita delle carte in totale. Che in questo caso è pochissimo perché abbiamo gli sconti potentissimi. Ma in una run del genere mi darebbe una roba come, immagino, tipo 50. Visto che abbiamo carte così tanto forti. Il che lo rende molto più forte rispetto al passato. Adesso è veramente utile. In passato era mid. Emperor, vai. Star inutile. Devil, va bene. Ok, basta. I roll sono iniziando a diventare troppo costosi. Questa si gioca.
Boh. Non è che me ne frega molto di questa carta qua. Ti direi skip contro la mia economia per avere la mano buffata al boss. No, perché non credo mi cambi niente avere la mano buffata al boss. Non mi salva adesso questa cosa qua di avere il per 4. Non mi cambia nulla, onestamente. Livelliamo Burnt Joker. Mi dà due tarocchi. Temperance e Sun. Temperance mi dà soldi, quindi si usa. Sun... caso migliore per utilizzare Sun, onestamente. A meno potrebbe tornare utile in futuro. Lui rimane in mano sicuramente. Ah, via anche te. Ok, abbiamo uno di loro. Vorrei giocare Lucky Card nel caso mi dessero soldi, in ogni caso. Via voi. Let's fucking go. Meh. Quasi let's fucking go. Un po' meh adesso. Hanged Man è più utile dopo. Vorrei distruggere delle carte base cuore. Mimo primo e stai a posto. Sì, mimo primo stavolta ve lo do buono. Randy... te dormi, cazzo ne frega. Bam, 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 no? Sì. Proprio quello giusto, sì. Vai. Ok, 49 milioni. E mi dà... adesso due di quelli. Vendi Hanged. Vabbè, no, preferisco tenermi Hanged per avere un singolo Giove in meno. Non è la fine del mondo. Tanto ce l'abbiamo con un altro Giove. Wow, livello 60. Dammi un negativo. Niente negativo. Joker, Tarot, Planet e Spectral Cards may appear multiple times. Hanno cambiato? Non me lo ricordo proprio così. Non ha cambiato? No. Semplicemente forse non l'ho mai letto in inglese. Welker Prime per prima volta, benvenuto. Peccato non abbiamo un mazzo di colore nero, rosso. Perché sennò Bloodstone ha una chance su due di darmi per due ogni volta che una carta di cuore mi dà punti. Che sarebbe incredibile. Non era uno su tre in passato? È un mega buff uno su due. Hai il dado e diventa assicurato. Minchia. Ogni carta di vetro in poche parole. What the fuck? Soldi sono in sconto. Soldi sono in sconto. Let's fucking go. Ancora uno. Sai che. Vai. Meno uno spazio nella mano. Ho un colore da buttare via? Sì, ce l'ho. Ok. Lo butterei via per livellare. Oh, però aspetta, prima facciamo questo. So che non mi torna utile adesso, però facciamo questo perché lui è una di quelle carte che voglio al 100% d'acciaio. È uno di quelli che sfrutta meglio il potenziale, quindi vai così. Adesso scarto per livellarmi in futuro e per andarmi più forte, però è un po' un peccato, ma che cazzo ci posso fare? Non mi dà altre opzioni. Vai. 62! Un altro Chariot, hey, that's pretty good! Liberati di Tate. Non vi voglio. Dammi voi potenziati. Scarta queste carte qua. Empress Hermit. Soldi gratis. Chariot sopra una carta blu non è male. Non è male. Aspetta, c'ho altre carte con simbolo rosso? Ho trovato pochissime carte con simbolo rosso. Le ho già tutte trasformate in
Oddio, potrebbe essere qua in mezzo e non lo vedo, Road to 100. Non so se si può arrivare a 100, non ho idea. Immagino di sì, visto che c'è, credo ci sia lo spazio. Cosa vogliamo scartare? Non voglio soldi, non mi interessa soldi. Non ho 3 euro da tenere in mano. 99 abbiamo detto, ok. Vai così, un po' uno scarto misero, ma... It sure fucking works. Te d'acciaio. Lover's Hanged Man. Può stare. Bam, 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 bam. Ok, flash potentissimo con due carte in mano. Non c'ho spazio, non c'ho spazio, non c'ho spazio. O li vendo o li utilizzo. Empress credo sia peggio onestamente rispetto a bonus. Tanto di punti qua ne abbiamo già infiniti. Abbiamo un sacco anche di questo. Però preferisco avere bonus rispetto a moltiplicatore. Quindi te ti vendo in questo caso qua. Lovers mi serve qua? No. Hanged Man vorrei utilizzarla, ma è la situazione peggiore per utilizzare Hanged Man. Andiamo di Nemo o andiamo di Throwback adesso? Di Throwback, tanto abbiamo già 3 di questi qua in mano. Di Throwback. Lo vendo, dai. Cerchiamo di raggiungere 99. È meglio molto che poi viene moltiplicato. No, perché è importante anche avere un numero alto a sinistra. Non basta semplicemente avere un numero altissimo a destra. Avere qualcosa comunque che ci genera della chip non è male. Tanto il numero a destra è già mostruosamente grande. Ah, devo giocarlo questo qua. Vabbè, tanto ci bastano. Ci bastano questi qua, sì, ci bastano. Nemo ti fa fare 3 euro in più. Non mi interessa 3 euro in più. Let's go. Guardate, questa gran qua è un pochino più lenta perché c'è un sacco di roba da gestire. Da cosa devo scartare, cosa non devo scartare, cosa devo far funzionare. È un casino. Rispetto ad altre run che abbiamo fatto tipo scorsa volta, è molto più lenta. Nonostante abbiamo pure il gioco velocizzato a per 4. Ok. Dammi Giove. 66. È al 66. Otteniamo più carte cromatiche. Questi sono inutili. Questi sono inutili. Dammi Giove. È al 68. 68. Purtroppo è difficile avere soltanto carte del genere in mano. Pre policroma. Se abbiamo soltanto carte nere in mano mi dà per 3. Più un per 1,5 del policroma. È un'opzione, eh? No, ma che cazzo, via Cavendish neanche morto. Meglio di quello che si attiva ogni 8.000 mani. È negativo. Rimane. Non direi al posto di Mime. Via quello a destra, quello che copia. Brainstorm? No. No, 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 non via Brainstorm. Non via Brainstorm. Decisamente non via Brainstorm. Secondo me The Tribe mi dà un per 2, ma un per 2 non è comunque così tanto. Quanto adesso è il prossimo? 3 milioni. 300 milioni, ok. Ok, ok. Adesso dobbiamo sempre giocare comunque per punti, probabilmente. Ah, c'abbiamo anche Baron. Però non c'abbiamo un re nel mazzo. Abbiamo 5, però non è da prendere. Se vogliamo cercare di sopravvivere, dobbiamo fare questo. Dobbiamo prendere Blackboard al posto di Tribe. È la nostra chance di sopravvivenza. Sì, secondo me sì. Nel migliore dei casi è molto meglio. Nel peggiore dei casi è un po' peggio. Non è così male come situazione. Non dico di andare a 0 soldi, ma rolliamo abbastanza adesso, mi sa. La banana quanto dà? Per 3. Quindi dà più di rispetto a quelli. Tower Empress.
Ancora uno. La The Emperor, vai. Mi dai un picche? Vabbè. Non andrei però a zero soldi. Qua dobbiamo... Avessimo loyalty card attiva potremmo sopravvivere sicuramente al prossimo round, però così non è sicuro. Ok. Adesso dobbiamo giocarla bene. Dobbiamo assicurarci avere soltanto carte. Adesso non ci interessa avere Giove. Dobbiamo sopravvivere. Dobbiamo cercare di avere soltanto carte acciaio e picche in mano. Adesso rolliamo per quelle. Potremmo skippare, però non credo ci faccia vincere la run. Skippare una roba del genere. Ok, allora. Un Burnt Joker però lo farei. Tanto. Tutto bene all'occhio? Sì, mi è diventato qualcosa nell'occhio. Reroll del boss? Non l'ho letto. Ok, via. Voi. Hermit, Star. Cell. Via voi. Ok, abbiamo soltanto carta adesso per attivare lui nella mano. A meno che, questa è una cosa che devo chiedere a voi, non so lo specifico, lui riconosce per caso le carte multiuso come anche cuori e quadri, quindi non si attiva? Sì. Quindi dobbiamo giocarli. Perché logicamente dovrebbe riconoscerla anche come cuori e quadri, quindi non dovrebbe funzionare. Quindi dovremmo giocare questa come mano per sopravvivere. Nel caso poi giochiamo un'altra mano. Che è successo la scorsa volta, ok. Così abbiamo soltanto picche in mano. Duplichiamo allora comunque lui. Lui è come da più punti in ogni caso adesso. Sì. Sì, comunque lui è migliore. Vediamo quanto è. Dovrebbe essere buono, ma non abbastanza. Stop. Perché stop? Dimmi tutto. Scarta il K, I guess. No. Perché potremmo scartare un K e trovarci in mano con un cuore e poi non poter fare niente. Doppio mine per i pianeti. No, il buio è 300 milioni. Il nostro record è 50. Ci servono più punti possibili. Ok. 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 Mi dispiace buttare via loro, però mi serve... È più forte attivare lui con il per 3 o è più forte avere loro che mi sono... Tutti acciaio. Con anche lui che mi li riattiva molteplici volte. Credo loro che li riattivato molteplici volte. Ignorando Blackboard. Ignoriamo Blackboard quindi stavolta. Voglio tenermi comunque lo scarto, non sa mai. Quanto mi fa strano sta cosa. Ok. Siamo vivi. Ah, bruttissimo negozio, mamma mia. Uno dei peggiori negozi possibili che potessimo incontrare. 73. 73, what the fuck. No. Controllare non sa mai. Questo è molto buono per noi al momento attuale. Questo è un altro per 3. Questo è un per 3 assicurato. Questo è un per 3 assicurato. Driver's license per 3. È meglio del policroma? Nel caso migliore il policroma mi dà per 4,5. Questo qua ci dà assicurato sempre per 3.
E non ci dobbiamo proprio occupare casomai di gestire il resto. Tecnicamente meglio lavagna, ma è davvero difficile far funzionare lavagna nel nostro mazzo al momento attuale. Mime sicuramente no. Cavendish no. Secondo me è meglio questo qua. Via Cavendish al massimo. Semplicemente perché così ti devi la chance che si rompa. Secondo me no, è meglio far così. Lo so che nel caso estremo è migliore, ma è davvero difficile fare caso estremo. È molto molto difficile. No. Che cazzo era quale negozio? Ok. Addio lui, prendiamo blueprint. Giusto? Oddio, adesso potremmo anche dire addio a Cavendish. Potremmo anche dire addio a Cavendish giusto per evitare la chance di uno su mille. Giusto per evitare la chance di uno su mille, sì 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 sì. Sì 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 sì. Ok, mi dispiace per la banana. Rarissimo caso che si dice addio alla banana, ma questa run qua è assurda. Ok. Ma togli loyalty card che si attiva ogni 6 turni. È negativa! Che cazzo devo buttarla via? Butto via, cosa ci metto al posto? Niente, che è negativa! Oh! Allora. Triplichiamo l'effetto di Brunt Joker. Giusto? Sì. Compatibile, compatibile. Ti ricordo che se nel caso devi copiare il negativo. Sì, nel caso copiamo il per 4. Ok. 76. Ok. Te sei già così, va bene. Mi basta... Via queste carte. Via queste carte di nuovo. Vorrei più... Più acciaio, ma lo sto trovando. Non è ideale consumare tutta sta roba, ma non importa. Non ho colore. Ho uscito fuck. Cioè ho colore questo qua, però non è quello che voglio giocare. Ho incredibilmente pescato due di questi qua. Vabbè. Lo hai. Sì, c'ho quello lì, ma non voglio giocarlo. Così non posso. Duplicheremo dopo che do Mime, giusto? Mime, credo, sì, sì, sì. Vediamo quanto facciamo con carta alta senza tutti i Giove. Dovremmo fare pochissimo, perché non abbiamo nessun flat mult e quindi è 3 per questa roba, quindi dovremmo fare tipo 1000 punti. $39,000 comunque. Non male. Posso adesso sì, addirittura c'ho quello. Nice. Rendiamo te Chariot. Aspetta, te, sì. Tette. Prendiamo te Chariot. E dovremmo vincere una singola mano così. Duplichiamo Mime, perché oggi ci dà più punti in assoluto. Perché abbiamo tutte queste carte qua. Vai. Dovremmo tranquillamente vincere. Potrei cantarvi tanto presto, ma dovremmo tranquillamente vincere. $6 miliardi. Ok. 6 miliardi. Ok. È difficile da pilotare, ma è un'ottima run per adesso. Ok. Siamo quasi agli 80. Siamo a 80.
Ok, colore a livello 80. Hanged Man su due carte inutili mi torna molto comodo. Ok. No. Vai. All Fiskars are drawn face down. Non è ideale per niente per noi. Non è per niente buono per noi. Livelliamoci un sacco di nuovo questo qua. Bam bam bam, sì. È meglio copiare Loyalty Card adesso o è meglio copiare Mime? Dipende cosa abbiamo in mano. Facciamo così per sicurezza. In modo che non me lo dimentichi. Devo per forza scartare queste carte qua. Perché non so cosa sono purtroppo, quindi devo buttarle via. C'era una che mi andava bene a scartare, ottimo. Sun. Che non Ward, Ward potrò trasformare lui in picche oppure lui in picche. Via voi. Devi ordinare per seme. Questo dovrebbe essere cuori, credo. Questo dovrebbe essere picche. Questo è per forza picche. Ok. Che palle tutte queste carte a faccia in giù. So cosa sono. Con per 4 attivazioni metallo Mime da per 5. Con 4 attivazioni metallo Mime da per 5. Però lui adesso ci darebbe per 4, per 4, per 4 comunque, eh. Non mi fido di lui. No, giochiamo questa. No, aspetta, prima devo liberarmi le mani. Te, Glass. Te, ciucciami il cazzo, purtroppo non posso vedere. Hai due acciaio però in mano. Sì, la domanda è, batte avere due acciaio in mano Loyalty Card per 4? Credo di no. Però non so fare la matematica riguardo, dovete aiutarmi voi nel caso. Batte solo se hai 4 acciaio. E allora meglio così. Ora no. E allora facciamo così. Sì. Vai. Let's go, questo è ottimo. 4 miliardi. Buono. Si è rotto un'altra carta di vetro. Ci abbiamo avuto una sfiga incredibile carta di vetro. Stanno spaccando tutte. Ah, di nuovo lui, che palle. È stato bello trovare il voucher che mi potenzia se ho un Jupiter in mano, però. Purtroppo non abbiamo avuto la chance. 85, 85, ok, 85. Vorrei qualcosa di steel. Idealmente delle picche. Non credo batteremo il nostro record con questa run qua, ma run super strana. The World. Non è male come uso di The World. Noi siamo più sicuri a tenere in mano anche carte del genere nel caso. Sarebbe figo anche per una carta di vetro, però voglio comunque essere più sicuro di quello che ho in mano. Carta di vetro. Fibonacci. Ok, adesso dobbiamo fare 47 miliardi. Ok, ci siamo, no? Non vedo il problema. AX Racing, Prime per 12 mesi, è prima di fuoco. Ormai Prime fisso per Tegra. Thank you. 47 miliardi, ok, ok, ok. Foil. Un euro per mano giocata. I guess. Cambia il boss. Cosa fa il boss? Giochi soltanto una mano. Lo cambierei il boss? Non c'ho soldi per cambiare il boss.
Non hai soldi per cambiare il boss. Ah, dopo ho skippato due volte, c'avrai i soldi per cambiare il boss. Ok. Skippa. Skippa. Cambia il boss. La prima mano è pescata faccia in giù. Non ideale. Sono stato a fare 94 miliardi. Easy. Ok, scartiamo un colore per iniziare. Ho livello 88. Sun. Sun, sun, beautiful sun, kill my enemies. Non c'ho neanche una carta d'acciaio in mano. No, aspetta, aspetta, c'è comunque la sopravviva. Te diventi una carta d'acciaio. No, acciaio. Te diventi una carta di vetro. Voi andate a fanciuffolo. 20 euro, thank you. Non ho pescato nessuna carta acciaio. E poi avere un mazzo così grande, difficilissimo trovare le carte che vuoi. Mi tengo la carta di vetro perché è importante. Una carta acciaio. Ok. Il sogno è ancora vivo. No? Dovremmo sopravvivere qua, giusto? È meglio Mime adesso, penso. Oddio, è per 4 anche lui. Con 4 carte d'acciaio è meglio Mimo, no? Così è meglio Mime. Cioè, così è meglio Throwback. 1,5. 1,5, 2,25. 1,5. Sì, 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 è meglio sicuramente Throwback. Spiritualmente credo in te per il pronostico. Quanto avete puntato per il pronostico? Arriviamo a livello 99 di colore? Contando il fatto che dovranno fisca qua, penso di no, purtroppo. Siamo a livello 88 e basta. Livello 88, what the fuck? Vai. Adesso si incrocia le dita che qualcosa vada bene. 800 milioni! Ehi, pretty good! Mi servono ancora 94 miliardi. Non ho neanche un colore in mano. Cioè ce l'ho, ma devo buttare via le mie carte. Vai. Metti Mimo davanti a prescindere fai i numeroni. Devo giocare delle carte d'acciaio. Non questa. Vediamo, prima ho fatto 800 milioni. Vediamo con Mime quanto avrei fatto. Molto meno, era meglio Throwback. Buona run, molto figo. Ho giocato colore 30 volte. Era di livello più alto di quanto l'ho giocato, assurdo che cosa. Bella run però. Perché ho entrato comunque la prediction così tardi per il livello 99? Stavo morendo. Prima volta che abbiamo giocato il Checker Deck. Assurda come run. Cioè abbiamo tempo di fare un'altra run oggi, proviamo lo Zodiac. Si inizia con carte tarocchi con 3 voucher. Carte tarocchi più probabili nel negozio. Carte pianete più probabili nel negozio. E immediatamente uno slot in più nel negozio. Interessante. Un'altra run abbiamo tempo di fare, assolutamente sì. 100%. Che problema c'è? Si riesce a fare un'altra run? Il negozio ha un Joker raro gratis. Te. Dopo che ho battuto il boss mi dà 25 euro. Vorrei non farlo perché vorrei controllare il negozio.
Il mazzo però è normale, vero? Sì. Ho una sorta di non scala. Cerchiamo un full. Full. Che fa sto mazzo, ho appena detto. Doppia coppia ci fa vincere? All'incirca. Pure, appena detto. Mi ripeto a distanza di un secondo. Se è distratta a grattarsi le palle, è distratta a grappattarsi le palle. Non ci posso fare nulla. No, non bastava neanche lontanamente. Non so più cosa fossero i punteggi normali dopo quella di prima. Potrebbe essere un'idea di merda. Cerchiamo un colore. Idea di merda. Ok. Doppia coppia. Ok, siamo lì. Per questo non volevo andare dal boss con niente. It's run è inutile a merda. Non mi aiuta in nessun modo. Interessante, ma inizio run è una merda. L'hanno nerfato? Adesso non da 0-2 da 0-1. Vabbè, ci sta, era molto forte. Era molto forte. Se c'avevi un engine per lui andava per 20, per 40 con abbastanza relativa facilità. Ma non è fatto insieme a Midas Mask, è giusto, è giusto. Corretta come cosa. Io l'ho fatto in una run con Midas Mask e lui. Vorrei dei punti base, però avere la chance di fare delle scale o dei colori più facilmente non mi dispiace. Potremmo morire adesso, è stata la mia unica preoccupazione. Potenziamoci colore nel caso dovessimo giocare colore, giusto per avere un po' più forte. Non è mia intenzione giocare un'altra run di colore, ma devo cercare di sopravvivere adesso. E fiori sono debuffati. Ok. Ho una tripla coppia. Il mio tipo preferito di coppia. Giochiamo. Cerchiamo il colore. Perché in inglese? Perché stiamo giocando la beta della versione nuova. Ho un colore intero. Giochiamo un colore intero. Mi dà più fish. Oppure potrei giocarlo così, scartarmi questo lato e mi casomai una coppia per dopo. Vai. 460. Potrei giocare un colore così. Mi darebbe 50x6, 300, basta. Hell yeah. Facile da calcolare anche. Square Joker scomba bene con Four Fingers. Perché lui guadagna 4 chip in modo permanente per ogni mano con 4 carte giocata. Lui fa giocare 4 carte per fare casomai delle scale o roba simile. Potremmo andare a dire un colore, ma non voglio farla di nuovo, quindi anche se è una scelta migliore, apriamo un pacchetto. Dammi il castello, non utilizzo mai il castello. Ogni volta che scarto quel tipo di carta che mi dice lui, quindi adesso è cuori, mi dà più 3 chip in modo permanente. Quindi non credo che rimarrà, onestamente. Questo lo farò volentieri, ma non adesso. Devo scartare cuori. Facciamo una scala stavolta. Anche se più debole, però. Ho scala. E giochiamo 4 carte, così livelliamo lui. Non dovrebbe bastare a vincere, non credo almeno. No, fatto, 376. Cacca. Ok. Livelliamo il castello. Quanti 10? Livelliamo castello. Gioca una doppia coppia? Continuiamo a livellare lui?
Non devo morire, però finché posso livellarlo è buono. 200. Gioca un colore per non morire, per essere sicuri di rimanere in vita. Non voglio... Potremmo giocare casomai... Potremmo giocare fuffa, livellare lui e poi giocare un colore. Lui è già 28 chip. Non è male, non è male. What the fuck? Ok, scala reale. Ok. Scala reale minuscola. Abbiamo scala reale dal 6 al re. Che cazzo di mano è? Abbiamo scala reale dal 6 al re. Ho due scale reali da giocare. What the fuck? Da Hendo. Yeah, sure. Questo si skippa. Adesso dobbiamo giocare a mani buone. Abbiamo un colore, vai. Adesso dobbiamo scattare fiori. Quindi dopo se facciamo la scelta scattiamo le picche, i fiori rispetto a picche. Dobbiamo assicurarci di sopravvivere perché comunque c'è di mezza la roba ora, quindi... Siamo morti? Siamo morti? Siamo morti? Ho fatto pochissimo. Siamo morti? È perché non ho ancora avuto nessun moltiplicatore base. Sai che siamo morti? Giochiamo la scala completa per ottenere qualche fish in più. Royal Flush. Ok? Street Flush. Questo mi dà di sicuro più punti. Sì. Anche se sono 5 carte, però va bene. Dobbiamo cercare di sopravvivere. Ok. Speravo delle carte di valore più alto, giusto per avere un po' più di fish. Sono proprio bassissime come carte. Oh! Oh, che culo! Che culo che ho pescato una scala reale! No, non mi puoi fare questo. Mi serve il mio Polycom Tag. Non c'è uno nel negozio. Adesso rerollo e c'è un jolly, vero? Ok. Alright. Questo mazzo non credo mi piaccia comunque. L'idea di pescare, avere così poche chance di jolly è problematica. Cosa sto facendo? Devo scartare i singoli lì. Ok, scala reale. Dai. Assurdo quante scale reali sto facendo. Abbastanza fuori dalle regole. Facciamo adesso quadri. Lui già c'ha 54 fish, non male. E lui ha 48 fish, chip. Così vinciamo, siamo vivi. Ti prego negozio, non mi scammare di nuovo. What the fuck? Facciamo run colore, quindi? Cosa cazzo ci posso fare? Run colore? Mi dà 10 moltiplicatore e poi lo rende per 1,5. Vorrei dare adesso in pasto roba al vampiro. Quindi vorrei convertire delle carte in qualcosa. Ottenere 16 euro non è per niente male.
potremmo convertire una singola carta, ma se dicevo è meglio. I roll sono meno costosi e anche interessante. Penso che rolleremo spesso in questa run qua, quindi almeno un roll meno costoso una volta lo farei volentieri. Altra run colore, non ci posso fare niente, il gioco mi dice devi giocare colore. Vai. Livelliamo lui il più possibile, perché credo adesso vinciamo una singola mano. Ok. Potrei giocare cacca anche, eh. Potrei giocare cacca per livellare un pochino lui in ogni caso. Ok. Se trovo un re abbiamo scala reale. Cosa ho che scala di diamanti? Eccolo qua. Oh. Così livelliamo ancora di più lui. Ok. Colore mi accontento. Può giocare colore di 4 col jack joker in mano? Può giocare colore di 4? Sì, sì, sì. L'ho fatto finora. Dovrebbe tranquillamente farci vincere, no? Sì. 5.000 con un colore adesso. Va bene. Non ci posso fare niente. Ho dato la gran colore di nuovo. Soldi sono in sconto. Controllerò se c'è qua dentro. Nel caso c'è un negativo o qualcosa di meglio. Convertiamo l'intero mazzo in... carte nere. Cerchiamo di far funzionare Blackboard. Potremmo cercare di far funzionare Blackboard. In realtà no, dovrei giocare. Se dovessi fare una run colore vorrei farla di quadri, perché almeno sblocchiamo il jolly dei quadri, che è l'unico ancora mai sbloccato. Potremmo levare il vampiro, però potremmo levare il vampiro anche. Adesso non sto facendo proprio niente. Penso che ancora per un po' sarà inutile. Abbastanza. Non abbiamo nessun modo di generare delle carte, quindi per adesso è abbastanza inutile. Potenzialmente è meglio. Carte belle. Mi ha contato di quadri. Forse puntiamo a quadri. No, questo Judgment. Questo non sarebbe male. Più di un moltiplicatore per ogni roll nello shop che facciamo. Penso che lo faremo molto spesso. Ma non c'abbiamo spazio praticamente. Cioè, potremmo levare Space Joker in suo favore, però... Castello via non saprei, mi dà 69 fish mentre lui mi dà 64. Massimo dobbiamo scegliere tra uno o l'altro. Certo, scomba con lui, però casomai in futuro nella rando possiamo dire addio sia a lui che a lui, idealmente. Castello via penso sarà inutile. Di nuovo, è meno utile Square Joker. Dai sì, addio Square Joker. Ho già fatto abbastanza run con Square Joker. Non posso ripetere i tipi di mano in questa mano in questa partita qua. Ok. Ne possiamo giocare un colore e poi basta. Cosa devo scartare? Cuori. Va bene. Diciamo addio a questo colore per avere altri cuori da scartare. E non mi lamento. Vedete perché ho tenuto il castello? Mi terrei la chance di giocare qualcos'altro dopo, non butterei via altre carte random. Forse basta vincere, però dovrebbe bastare perché si è livellato anche questo. Sì, basta. Perché si è livellato grazie a Space Joker. Space Joker ha già fatto il suo dovere. Mi ha già dato un po' di moltiplicatore in più. This Joker gains per 0,1 moltiplicatore ogni volta che una carta pianeta viene usata. Questa scorsa run sarebbe stato carino da avere, eh. Leggermente carino da avere. Con questa run qua non è male. Potremmo comprare anche solo nel negozio e utilizzarle. Non è per niente male. Addio flashcard, benvenuto Constellation. Ma flashcard potenzialmente è più forte di Troll Joker.
Rikixi, Prime per 15 mesi. Hola Gary, nuovo mese, nuova sabato. Pochissimo, ho l'esame da patente e ho un po' di ansia. Speriamo bene. Grazie mille per i contenuti che ci porti e per le compagnie che ci fai. Buon bato. Thank you. Cosa ne pensi di Sisifo e della sua carrozzina? No, perché dice carta pianeta. No, non lo so che non funziona Space Joker. Però potete comprare anche carta pianeta nel negozio random. Abbiamo questo mazzo qua, abbiamo più chance di trovare carta pianeta. Sì, già, va, ce lo compriamo sicuramente, Potremmo dire addio a Four Fingers già da adesso. Prima controllo è Buffoon. 6-4-6. Potrei, ma non credo. Che forse c'è qualcosa di meglio, sì, però poi si spende troppi soldi. Addio Four Fingers, mi sa. Perché il mio obiettivo comunque in futuro è trasformare la mia mano in tutte carte di un singolo tipo. Quindi più li diventerà inutile a un certo punto e giocare 5 carte mi dà più fish. Abbiamo adesso perso anche quello che mi dà 4. Mi fa giocare 4 carte da fish, quindi è meglio così ora. Sì. Compra la mano più grande. Sempre soltanto utile una cosa del genere. Iniziamo a livellare lui. Inutile iCard, però adesso mi dà per 1,1. Non è male. Nulla qua da skippare, secondo me. Ora dobbiamo giocare. Distruggo club, ok, addio te. Dobbiamo giocare 5 carte. Siamo obbligati a farlo. Ok. Mi può andare bene. Mi va bene. Al momento attuale sarà difficile giocare colori, ma finché vinciamo una singola mano non dovrebbe essere un problema avere più difficile situazione. 6 euro per un jumbo non mi piace come idea. Metto tutti i jolly non comuni comunque nel negozio, non è possibile. Sì, abbiamo venduto il vampiro e ci ha dato Mida. Vabbè. Vabbè, non ci pensiamo. Era la scelta giusta all'epoca. High Priestess è un'ottima mossa perché mi livella lui due volte. E controllerei. Vorrei rollare anche per lui, però abbiamo pochi soldi. Tempress mi dà 14 euro. Questo mi converte in cuori. 14 euro. Reroll. No! Vabbè, non è la Randy Vampire. Non è la Randy Vampire, ok? Dimentichiamoci Vampire. Ciao Leo. Ieri ho fatto Vampiro Mida. Quello che tutte le carte sono calcolate nelle figure. Ho portato Mida per 80. L'ho fatto anche in passato. Ma ho fatto, se non sbaglio, la difficoltà viola. Se non ricordo male. Molto buono il mio combo. L'hanno nerfata adesso nella beta del nuovo update. Perché è troppo forte il mio combo. What the fuck? Roll! Let's fucking go! Woo! Easy! Altra handicap è solo policroma! Vai, sì. Lui è già 111, incredibile. Scartiamo altri cuori perché tanto che vinciamo tranquillamente una singola mano qua, abbastanza sicuro. Scarta altri cuori, dammi una scala reale. Ci accontentiamo di questo. Comunque se c'è ancora Leo, a quel punto sei adesso di Tekken. Io mi sto ancora allenando ma diventa sempre più difficile. Ok. C'è pure il. Ma che cazzo, è la grande il vampiro! È la grande il vampiro! C'era Mida, c'era Paraidonia, c'era il vampiro anche. Sono bloccato e vado su Bato quando sclero, l'ho fatto anch'io. Siamo letteralmente nella stessa barca. Stessa cosa, stesso neurone. What the fuck, c'è il vampiro. Per giocare una cazzo di build colore di merda! Vaffanculo!
Non devi buttare il vampiro. Che cazzo ne sapevo? Devo sopravvivere. Oh, tutti i diamanti sono debuffati. Non è stato il momento giusto per comprarlo. Guardate che divertente guardare i colori e fare oh, e poi si livella in automatico e giochiamo a questa roba. Mamma mia che bello, non è proprio... Adesso nel negozio c'è tutti... Se non to... se sto nel negozio tutti e tre insieme li compriamo. Peccato non c'è. Vorrei soldi per lui, lui ci servirebbe un sacco, ci potrebbe di nuovo... un sacco di roba. Anche Vagabond è molto bello. Madonna, c'avevamo Vagabond, avevamo Mida, avevamo tutto. Avevamo ogni cosa. C'era tutto per fare la run vampiro, eccetto all'inizio. L'unica cosa che mancava all'inizio per farmi effettivamente partire. What the fuck? Ma che Vagabond funziona abbiamo con quella build lì? Dove siamo? Mi raddoppia i soldi se non spendiamo niente adesso. Scarta questi qua, volentieri. Ha delle carte più potenti? Meglio. Salva il seed e riniziala. Poi tanto lo vedete il seed. Vogliamo finire sta run e giocarla con la run vampiro? Possiamo farlo volendo. Card Sharp non è male per noi. Card Sharp è molto buono per noi. Finiamola così abbiamo finita, poi la si rifà. Carta diamanti, sure. Giochiamo cuore stavolta. Credo nel cuore nelle carte e credo che lo troverò. Ho creduto bene. Ho creso bene. Beh. Ho provato adesso Space Joker e funziona sempre. Almeno questo è positivo. Il titolo mi raccomando. Il titolo cosa? Meglio questo onestamente. E si livella lui per 1,5. Non comprei altro nel negozio. Un Lovers è buono. La prima mano è pescata a faccia in giù. Spades, questi là sono spades. Ok. Ok. Giochiamo quadri idealmente. What the fuck? Che mano di merda è? Non abbiamo niente. Deve avere un sacco. Avevo tutti i quadri in mano nel primo round. Dovremmo ancora avere un sacco di quadri nel mazzo. L'Oxfad, prime per 8 mesi. Let's go, 8 mesi. Padron Gare, mi perdoni, avevo quasi dimenticato di rinnovare l'abbonamento. Non ti preoccupare. Oh, non puniamo per roba del genere. 1000 di carta alta non è male. Ecco qua. Stiamo l'Overs per dopo. Space Joker funziona sempre, ok? Vabbè. Impossibile non attivare Space Joker, siamo già a 8, ho tipo utilizzato due pianeti. Utilizzare pianeti non solo ci rende più forti in generale, ma ci potenzia ancora di più in generale, quindi è molto buona la situazione. Dovrei aver sconfitto il boss? No, vorrei però un Jolly Raro, lo controllerei, dai. Cosa devo scartare? Diamanti. E scarta sti diamanti. E scarta sti diamanti. E scarta sti diamanti. Alright.
A quanto sta castello? 180. Non avevo ancora utilizzato castello, molto buono. Però devi avere comunque l'occasione di scartare. Sarà che giocavo a difficoltà altissima dove c'avevo tipo due scarti totale, quindi non potevo mai farlo partire veramente. Ramen carino, ma no. Urano ci possiamo pensare. Hierophant ci possiamo pensare. Cosa c'è che già abbiamo di poco nel mazzo? Cuori. Preferisco però fare fiori. La scelta migliore è questa. Gente, questa è la runa noiosa. Mi dispiace, è la runa noiosa questa qua. Questa run non doveva essere. Dobbiamo finirla e ottimizzarla e dire ok, calcio in culo e si va a casa, ok? Questa è la funzione di sta run. Extra large blind. Ne ho 5, vero? Sì. Non dovrebbe bastare. Oh, che cazzo succede a Space Joker? 55.000, pretty good. Scarta picche, volentieri. Ok. Adesso ci va un pool per 3. Ok, 190.000. Ma la Will è la mia trilionaria settimanale. Dammi un secondo. Addio a... Non al castello, forse a Space Joker. Direi Space Joker. Ha già fatto suo dovere, però qualsiasi pacchetto apriamo e l'apriamo comunque ci troveremo dei Giove. Non è necessario. Abbiamo anche già fatto la run con lui. In realtà il negozio costa ancora 2 euro in meno. Interessante. Vai. Inisha Kaz e Booster Packs in X Shop are free. Quello potremmo farlo volendo. Cos'è che devo scartare? Cuori. Si scarta cuori. Si cerca quadri. Tanto so che possiamo trovare quadri tranquillamente. Visto? Scarta cuori. Come on. Se scatto una carta wild dovrebbe contare, no? Yeah! Hell yeah, boy! Wow! Che strat incredibile. 125.000. Dovremmo tranquillamente poter giocare a due mani quel tipo lì. Volentieri. Lui purtroppo non ce la faremo mai in questa run qua a utilizzarlo. Madonna che run era questa, se non... Se prendiamo vampiro. Se sopravviviamo... Però dobbiamo... Il problema di questa run qua è devi sopravvivere fino ad arrivare a quel punto. Fuck! Posso fare niente, no? Negozio prossimo è gratis, dammi il negozio gratis. Cosa voglio scartare? Picche. Spiccami tutto. Spiccami tutto. Ah. Vabbè, ce lo teniamo lì in mano comunque. Alright. Spiccami tutto. Devi avere i soldi per comprare vampiro e il resto. Dovrebbe essere fattibile. Vampiro era gratis e gli altri due sono due jolly non comuni. I soldi dovresti averli. Hit the road. The Joker gains 0,5 motivatore per ogni jack scartato in questo round. Però poi si resetta a fine round. Poi si resetta a fine round. Ah, ok, ok, ok. Sono troppo forte. Infatti, dicevo, sembra OP a merda una cosa. Se no era troppo forte. Non aveva senso altrimenti. Dammi dei quadri. Grazie. Ne posso scegliere due. Sono a posto. Perché no? Ah, siamo all'ante 8. Ah. Beh, abbiamo vinto. Devo scartare diamanti. Mi duole farlo, ma lo faccio. Giochiamo fiori stavolta.
K è scala. È meno forte rispetto a colore. Quindi è meglio non giocarla. Meglio non giocarla. Ok, ci ha dato 9000. Con un singolo colore battiamo il boss. Dammi un mega pack. Dammi un... questo qua. Niente. Dammi un wild card. Vai. Giocala giusto per... devo scartare picche. Scartiamo picche. Devo scartare picche. Scartiamo picche. Devo scartare picche. Scartiamo... ce l'ho dei quadri nel mazzo? Ok, ce l'ho. Anche se è quasi scala. Non hai mai detto, io ho perso una run poker con il Jack anche se ne erano rimasti tipo 16. E appunto non è così forte, lo dicevo anch'io. Livella. Per 2,3. Livella. Per 2,4. Livella. Dammi Giove. Abbiamo 3 euro, non ci possiamo fare un cazzo. Facciamoci questo giusto perché vogliamo flexare. Mi consiglio sempre a selezionare una carta. Se vogliamo che scarti questa qua, non ci interessa, facciamo così. Si fa così. E abbiamo vinto la run. Ok, qual è il seed? 2-5-5, 1-5-5, 2H. Questo è un 5 o un S? Sono diverse, questa è un S. Perché ci sono poi sia i 5 che le S in un codice del genere? È impossibile distinguerle. Questa è una S. What the fuck? No, stavolta niente endless mode. Staran fa cacare. La rifacciamo con questo mazzo, no? Stesso mazzo? No, no. Perché? No, voglio fare un'altra run. Toh. Namo. Faccio il pronostico. No. No, 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 no. Questo mi dovrebbe dare vampiro. Anche se troviamo dopo. Dobbiamo cercare di sopravvivere. Sono le stesse carte di prima comunque. Non ho mai rigiocato una run due volte. Ma si pesca la stessa roba. What the fuck. Cosa ho scattato prima per sopravvivere? Cosa ho fatto prima? Questa è la mia strategia. Ho un colore. Non è un colore. Identiche, sì. Non pensavo fosse così tanto scriptato quello che incontri Basal Seed. Al Gundam Seed. Altra full. Abbonamento. Ambra, proprio 51 mesi, un sacco di mesi. Comunque qual è il tuo frutto preferito? I lici. Stavolta ce l'ho subito almeno nel negozio. Aprirei te. Facciamo assi. Cazzo sono. Boh, cercherò online. Assi per sopravvivere. Con coppia potenziata. Così giochiamo la coppia di assi e dovremmo rimanere in vita. Parlandone. Potremmo cercare più assi? Però potrei anche giocare questo arco giusto come scarto, tra virgolette, che è un ottimo scarto. Ok, ora cerchiamo gli ass. C'è un altro doppia coppia, ma no. Come on, dammi degli assi. Come on, dammi degli assi. Come on, dammi degli assi. Come on. Ok. Basta così, non credo. 25 per 3, 20 per 2. Giocala così. Non male. Tripla coppia, va bene. Gioca questo. Ok, in quali negozi compariva la roba? In quali negozi compariva la roba? È il frutto bianco dentro un seme enorme? Yes. Ok. Buffoon pack per sopravvivere. Ah, oh, fuck, c'è questa roba qua, è vero. Castello però è buono.
L'abbiamo appena appurato. Sta roba è inutile. Vabbè, mercurio, dammelo un altro, volentieri. Livelliamo mercurio. Balloteas. Balloteas in effetti non era male, però lui è anche molto buono, dai. Devo skippare questo, giusto? No. Sì? No. Quindi da quello del colore. E comunque ci sta in realtà a prenderlo. Cos'è che devo scattare? Cuori. Non ideale, ma va bene. Cura degli assi. Thank you. Ah, oh, un full. Sure. Risparmia i soldi, gra. Dobbiamo comunque cercare di rimanere in vita. Posso risparmiare i soldi fino a un certo punto. Questo aveva funzionato prima? Credo che funzioni anche così. Prima non aveva funzionato, vero? Quindi non devo prenderlo. Potremmo prendere lui per adesso e mi fa distruggere le carte nel mazzo e mi dà dei soldi. Perché no? Ricordo che devo dare dei punti di carte per diventare d'oro. Sì, 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 non è un problema. È una query wheel, come tutto il resto in questo gioco. Ok. Lo skippiamo o no? No, perché questo è stato il problema di prima. Non so se sopravvivo. Mi ridarebbe quel jolly lì, però mi darebbe di nuovo il jolly da colore per 1,5. E non è male, però adesso dobbiamo sopravvivere. Prima sono sopravvissuto giocando una scala reale. Io lo giocherei. Addio 3. Ok. Ho un colore. Lo giochiamo il colore? Cos'è che devo scattare? Clubs. Ce n'ho soltanto uno. Gioca sto colore nel caso mi dà 3 euro in più. Ok, non mi fa vincere infatti, mi aspettavo. Devo scattare clubs. Ma ce n'ho pochi di clubs. Doppia coppia. Quanti 8? 10 ore nel mazzo pochi. Quanti 8 nel mazzo diversi? 4 diversi. Cerchiamo di non morire. È meglio coppia normale. Quello è vero. Anche quello è vero. Ok, 27 chip. Odd Todd è buono per giocare. Lui ci tiene in vita però dopo. Però lui mi dà 30 chip per ogni carta dispari. Credo prendiamo entrambi. Prendiamo entrambi. Ci fa sopravvivere al boss almeno. Distruggiamo una carta per sempre. Addio il 2 perché non è neanche dispari. Ok. Vorrei adesso di sicuro scattiamo tutte le carte pari. Facciamo così come prima mossa. Devo scattare club. Questo sicuramente. Coppia è più forte, ma otteniamo. In questa zona è molto meglio comunque doppia coppia fatta così. Non so se basta per vincere. Ah, me li ciuccia, è vero, vabbè. Vabbè, non è la fine del mondo. Me li ciuccia, va bene, me li ciucci. Ok, siamo vivi. Giusto, sto al negozio, mi fregavo così. Potremmo controllare il Jumbo Spectral. Se troviamo quello degli assi non è male. O comunque se troviamo quello che dare da mangiare a lui. Non è male in tutte le opzioni quelle lì. Oppure distrugge 5 carte e mi dà 20 euro. Oppure aura su di lui. Oppure due a... Tutto è buono qua. Ogni singola cosa qua è validissima. Soldi, Purple Seal è buono per casomai comunque fare roba con vampiro. 20 euro mi fa partire un pochino l'economia.
Sono diverse carte dispari. C'è un asso. Dai, questa. Questa è la cosa migliore per noi. Ok. Qual è il negozio in cui devo rerollare, però? Ah, oh, fuck. Io lo dovrei comprare in ogni caso. Gives $5 per skip the blind this run. 10. È il prossimo? Ok. Vabbè, lui mi dà 3 euro in ogni caso. Addio, te. Questo ci dovrebbe far vincere. Livelliamo un pochino lui. Scarta picche. Non ho picche. Ok. Non ho picche. Ho picche, finalmente. Oh, fino a proprio scarti! Gioca un poker e chi se ne frega. Anche ogni negozio e ogni ante ha la sua queue e puoi andare più a fondo con i roll per forzare foglie, eccetera. Su determinati jolly sai dopo quanti roll escono. Ok. Comprerei lui giusto per essere sicuro di poter rollare. E mi terrei i soldi da parte, giusto? Potremmo comprare un Emperor nel caso in cui mi desse un Temperance. Un doppi soldi, però me. No, mi interessa, sarei safe. Ok. Via te, tanto di serma ce l'abbiamo pochissimo nel mazzo, no? Sì. Addio. Devo scattare diamanti, ne ho pochissimi di nuovo, che peccato. Via voi. Via voi. Boia, che merda, ok. Peggior mano finora. Ok, adesso siamo stati tranquillissimi. Trio of a Kind è molto meglio. Vai. Ok. Lui comunque deve rimanere, penso. Qua ci sarebbe stato lui policroma. Quindi è il prossimo negozio che troviamo Mida. Era qua dentro troviamo Mida. No, era nel negozio troviamo Mida. Abbastanza sicuro. Non è qua. O era qua. O era qua perché abbiamo venduto lui. Soldi a gratis. No, non era qua, non era qua. No, no, so che non c'entra il vendere, sto chiedendo dove l'ho ottenuto. Non era qua, perché era al secondo roll, se non sbaglio. Non era neanche qua, no? Ma vabbè, cos'era così, giusto, giusto, giusto. Giusto, 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 giusto. Vale la pena buttare qualcosa in favore di loro? Lui mi darebbe un po' di moltiplicatore invece di avere Odd Todd. No, no, no. Caso migliore mi dà 20, caso peggiore mi dà 4. Secondo me rimaniamo così adesso. Ha suonato hit ogni volta in questa run. Questo è vero, ma non posso ripetere i tipi di mano in questo round qua. Non dovrebbe essere un problema. Addio 2, che non mi serve. Giochiamo una doppia coppia. Aspetta, lo devo scattare? Cuori. Non giochiamo una doppia coppia. Sì, vai. Non giochiamo una coppia del genere. Tutte carte pari. Ho solo carte dispari in questo modo. Sto tutti distruggendo le carte pari. Mi sono soltanto carte pari. Va bene. Giochiamo doppia coppia. Ma è la migliore doppia coppia questa qua. $3.800. Buono. Buono. 3-3 dovrebbe bastare. Hell yeah. Ok. Ok, dov'è? Dov'è? Il tesoro che non ho potuto ottenere prima è qua. È qua!
È qua perché c'è Constellation. È qua che mi è venuto vampiro, se non sbaglio. È qua. Ok, Mida. Addio trading card. Addio trading card. Sì. Ok, al prossimo negozio un reroll e ce l'abbiamo, giusto? Prossimo negozio un reroll, se non sbaglio. Corretto. Strength è buono. Possiamo convertire i rei in assi. Per tutti, sì, per tutte le figure intendo. Il prossimo jolly per avere la build completa. Mi pare fosse uscita senza roll. Penso anche io. Penso anche io, sì. Mi torna. Devo scartare? Club, che palle. Arby Barbie Prime per 36 mesi. Più malotta, se non sbaglio, giusto? Thank you. Gioca figura a caso. Idealmente sì. Facciamo questo un attimo. Ok. So che così non si attiva lui. Lo so. Ma preferisco fare quello. Non male. Volevo utilizzare strength in modo intelligente. Ok, dov'era? Era qua dopo un reroll? È qua. Ok, è qua. Che leviamo? Odd Todd o Castle? Lui mi serve per avere un po' di moltiplicatore. Odd Todd mi dà... nel caso migliore... 31... Adesso è 31, prima era 30. 30 per 5... 150. Questo qua... diventa più forte. Castle è sì più versatile, ma... me. Capisci? Me. Spero tu capisca. Abbiamo fatto prima il castello, facciamo così. Questa è una run diversa. Questo è un altro me, è un altro io, un'altra versione di me. Dammi 13 euro. Volentieri. Cos'è che vogliamo giocare? Probabilmente tecnicamente 5 di assi, no? Quello è il caso migliore che possiamo giocare. Ok. Cerchiamo assi. O cerchiamo comunque di giocare più carte possibili. Quindi mi tengo quei tre, ovviamente. Vorrei però degli altri. That's pretty good. Voglio giocare più carte possibili, così si fa così. Ora, tutte le carte contano come facce. Lui trasforma ogni carta faccia in oro e lui le ciuccia. Fermo, gioca il 7. I guess. Why? Fai doppia coppia. Ah, dici di fare così. E poi fa un'altra mano per livellare ancora di più vampiro? Sure. Dorate e sei ciuccia. Ok. In passato avrebbe ottenuto molti più punti. What the fuck? Ok. Potremmo continuare a farlo ciucciare un pochino, eh. Un pochino più di ciucing non è male. Dovremmo tranquillamente vincere una mano del genere. Potremmo buttare via la run, ma non credo. Ah, ok, 6 assi. La mia mano preferita di poker, 6 assi. Dovrebbe tranquillamente farci vincere, stato qua. 39.000. Sa mai, sa mai. Non mi fido al 100%. Vai. Death e Hermit. Hermit è perfetta adesso. Death torna utile per avere più assi. Vorrei livellare Planet X. Non c'è. E allora facciamo Full House.
That molto buono qua. Supernova non è neanche male. Però no, non c'è spazio. No, al momento attuale non è un granché supernova. Doppia coppia a livello. Coppia a livello. Non sa mai che devo giocarle comunque. Un pochino più di punti torna utile. Poker lo livello. Ok, adesso basta soldi. Tutte le carte diamanti sono debuffate. Ok. Mi può andare bene. Abbiamo una scala. Ok. Ok. Trasforma. Ah, oh, tutte carte dispari. Ah, tutte carte dispari. Ovviamente adesso non le pesco. Ah, c'ho 10, è vero, c'ho 10, sono stronzo. Carta sinistra e una carta destra. Sì. Vai. Potevo giocare fuffa. Dov'è? Potevo giocare fuffa. Sono dimenticato. Vagabond. No, vagabond no. È fighissima ma non vagabond. Adesso livelliamo doppia coppia la mano più giocata. Dobbiamo rendere pokerissima la nostra mano più giocata. Dobbiamo giocare ancora 3 di pokerissima e poi diventa ottimo. Assi? Assi? Qualcuno vuole degli assi? 5 potenziato, non è male. A me no, lo ciuccia. No. Meglio non inflazionare il mazzo con fuffa. Non voglio fuffa. Questa siamo, è un ufficiale no fuffa town. Raddoppia i soldi. No, devo buildare lui il più possibile. Devo buildare lui il più possibile. Gioca allora. Se mi dai di altri 5 sarebbe meglio. Non voglio livellare ancora doppia coppia, però. Livella doppia coppia. Devo giocare doppia coppia per livellare lui. Alright. Ok. Ok. Fa carta. Carta alta, sì, lo so, posso farlo. Però poi andiamo comunque di punteggio massimo in carta alta molto in fretta. Abbiamo ancora giocato 0 volte carta alta. Abbiamo 7 round di carta alta, ragazzi. Carta alta appunto mi dà un salto un punto. Fare doppia coppia me ne dà 4. Sì, livelli per telescopio. Non sbagliamo se devo giocare il mio pokerissimo. Ok, non sbagliamo. Modo peggiore di fine run se butto fuffa per nessuna ragione. 62.000, non male. Dammi altri assi. Thank you. Dammi altri assi. Thank you, what the fuck. Siamo a posto. Free Mega Celestial potrebbe essere buono, però no. Ok, siamo in Assi Town. Anche detta Sassy Town da alcuni. Livelliamo di uno. Posso, devo giocare 3 mani fuffa. Ok, ancora una tranquillamente. Tanto facciamo 30.000 punti. Tanto poi facciamo una carta. No. Deve essere coppia. Deve essere carta alta. 4,6. Ok, abbiamo 5. Abbiamo anche utilizzato uno scarto. Bro, la coppia di 7. Che cazzo voglio la coppia di 7? Non voglio giocare la coppia di 7. Ma pensavo di giocare a Balatro con le mod. Non ho ancora giocato tutti i mazzi. Prima di giocare con le mod aspetterei di giocare il gioco normalmente. Strength è molto buono. Possiamo convertire il re in assi. Molto buono. La prima mano è pescata faccia in giù. Non è ideale. Scatterei prima le carte qua in basso. Questo qua è un asso. E ne siamo sicuri. Giocherei poi fuffa. Ah, ce n'è un re in mezzo, peccato. Dai dei re. Ho un re. Oppure 5 assi.
Daresti un altro re? Dato un altro asso. Fermo. Che c'è? Usa il tarocco. No, lo so come funziona il tarocco. Sto cercando due re per trasformare due re in due assi. Mi accontento. Mi accontento di essere stato trovato. Così abbiamo un altro re. Five of a kind. Four è quasi tanto forte. No, four è più forte di five. Però mi dà più punti comunque a scuola, quindi meglio five. Meglio pokerissimo in ogni caso. E mi dà anche più punti per lui. Sì. 8 assi in mano, damn. Adesso controlliamo quanti assi ho nel mazzo, eh. Abbastanza. Non tantissimi in realtà, cioè potrebbe ancora avere molti di più. Hanged Man è utile. Abbiamo 11 assi al momento attuale. Ah, non c'è soldi. Ok. Va bene così. Quando finisce la live? Finita che staranno qua. Dove va tutto il boss? Mi dà 25 bigliettoni. No, è meglio giocare il più possibile per livellare lui. Tagliamo dal mazzo le carte pari, comunque. Nel caso peggiore, comunque, non voglio giocarle. Cerchiamo assi. Cerchiamo assi. Ok, si gioca carta alta. E livellare leggermente lui. Perché il gioco in inglese? Perché sono molto British. Sono molto... Perché c'ho ancora due mani. Sì. Non voglio sbagliare morendo così. Ok. Contro il boss The Wall... Con l'extra large blind dobbiamo andare di due mani di pokerissimo, di poker idealmente. Forse basta, anzi probabilmente basta adesso. Sì, basterebbe semplicemente una mano di pokerissimo. Ah no, cioè, siamo assicurati di avere il vincere, basta giocarne uno. Planet X finalmente! Oh, grazie. Rame non è male, runner è inutile. Wheel of Fortune dovrebbe attivarsi un po' con un policroma. Eccolo qua. Che strano giocare sapendo già cosa succede. È stranissimo per me. Questo l'abbiamo contato prima? Ha senso? Era forse il per 3 con tutte le carte modificate. Però non è non ha senso per noi. Perché tanto lo ciucciamo e non possiamo avere carte modificate. Che cazzo di mano. Quanto siamo di carta alta? 10. Ok, devo smettere di giocare a carta alta. Meglio giocare a doppia coppia che mi dà anche più punti. Per lui. Ok, abbiamo i 5. Quanti re ho? 2. Spero di giocare un colore. Vai. Se riusciva un quadro, avevamo un colore. Carta alta. Sbagliato dopo policromo anche sullo stesso slot. Quello non ho idea. Quello non lo so. Pretty good. Lui è per 7,9. Non male. Questo non dovrebbe funzionare, no? Dammi gli assi. Carte potenziate. Onestamente, questo. Ok, extra large blind. So che mi servono, ma... Poteva darmi soldi. Gioco una doppia coppia per livellare lui. 4000. Gioco una doppia coppia per livellare lui. Decivo per il vampiro, ma è un po'
cibo inutile, perché tanto non lo mangerà probabilmente mai. A meno che non posso fare così e lo ciuccia comunque. No, è soltanto di quelle giocate lo conta, vabbè. Coppia. E poi giochiamo pokerissime e vinciamo tranquillamente. Sì, non lo ciuccia più adesso da qua. Prima ciucciava ovunque, adesso non ciuccia più ovunque, vabbè. Pokerissimo. 5, sì, 5. Non aver scritto pokerissimo mi confondo un sacco, perché non sono abituato a leggere Five of a Kind. Sono sempre in dubbio se sto giocando la cosa corretta o meno. 250.000. Ante 7. Se lo metti... Se lo metti su... No, se lo metti su Yassi non cambia niente, che diventano comunque d'oro. Non serve a niente, non può fare nulla purtroppo la Catali. Speravo che io lo ciucciasse anche senza farlo, ma no. Cioè, senza contare la carta. Lo togliamo. No. Fosse stato un re, ci potevo pensare. Addio. Lovers. Dammi i soldi, lo utilizzo per ottenere soldi. Dammi una doppia coppia da livellare per lui. Quanto ci utilizzate? 11, va benissimo. Così è molto più forte. 5, 6, 7, 8. Avessimo un 9 avremmo una scala. Come on, dammi un 9. Niente 9. No, aspetta, devo cercare gli assi. Devo cercare gli assi. Ok. Gioco una coppia. Ok, siamo in Assi Town. 5 di un tipo. Ah, per 10. Nella scorsa patch sarebbe stato per 20, se non molto di più, perché Mida avrebbe pure funzionato sopra le altre carte. Mi sarebbe stato ancora molto più forte. Mi sarebbe stato probabilmente... Forse per 30. Potrebbe essere stato un per 30. Non credo sia troppo un'esagerazione, onestamente. Dai un pokerissimo, Planet X. Affanculo. Gioca doppia coppia, mi dà più punti. A questo punto tanto la vedo dura a giocare. Ah, in realtà siamo così vicini a farlo. Sai che non devo giocare? Dove giocare coppia? Devo giocare Triss. Triss o Full anche potrei cercare. Però poi non avrei tempo di cercare anche gli assi. 6, 7, 8, 9, 10. O scala. O scala. Così mi dà pure 5. Situazione ideale, sta la migliore possibile. Coppe possiamo ancora giocarla, vero? Sì. Coppiami tutto. Adesso vorrei pescare degli assi se posso. Adesso vorrei pescare degli assi se possibile. Adesso vorrei pescare degli assi se possibile. No, 5, vero? Sì. Visto? Carta sinistra e carta destra, vai. Sì, sarebbe stato probabilmente 25-30. Ci sta, appunto, secondo me come nerf è giusto. Perché se c'hai un motore che te lo fa attivare, è fortissimo a vampiro. Quindi un po' meno forte, ne è buona scelta, secondo me. Pokerissimo. Che palle. C'è mai Planet X? Dov'è il mio Planet X? Carte giocate precedenti in questo ante sono debuffate. Non ideale, perché utilizziamo soltanto assi, però abbiamo... Ancora 9 assi nel mazzo. Dovremmo avere abbastanza assi per giocare tranquillamente. Sì. Li abbiamo. Siamo a 11. Non vorrei livellare altri tipi di mano. Avevo scala? Non ho visto. No, patente non funziona perché le carte sono trasformate e poi ritornate alla normalità. Quindi non funzionerebbe purtroppo. Se funzionava avrei detto addio Odd Todd, però no. C'è un 4 nel mazzo, dammi un 4. Alright, gioca a scala. Quanti 7 ci sono nel mazzo? 0.
Gioca al pochissimo e basta. Livelliamo leggermente meno lui, però voglio avere la chance di trovare pochissimo nel Planet X nel negozio. Che razza di chiamata hai fatto? Dopo stavo giocando il 4. Trovo un 4, potevo giocare a scala. Judgment. Tecnicamente adesso cosa ci esce? Se abbiamo 3 cose a 12. Non lo so, controlliamo. Dai Planet X. Mi dà un a caso, perché ci dovrebbe essere anche carta alta. Però non c'è carta alta. Buono, Planet X. Let's go. Finalmente. Prossima mano. Ok. Una scala per caso. Jack Q9. Mi servirebbe un 8. Dammi un 8. Imperatore. Ho un 8. Scala. Ugero. No. Si scala. Vai. Adesso abbiamo full e death. Possiamo crearci altri due assi. Addio 3. Carta sinistra e una carta. Sì. E non posso più giocare troppo a fuffa, secondo me. Facciamo direttamente così e basta. Differenze colore degli assi. Sì, ma ce l'ho diversi colori degli assi. Così non rischiamo di giocare full scala 5 colore. Cazzo, si chiama pochissimo colore. Ecco. E perché sennò adesso dovremmo pure livellare anche lì, sarebbe impossibile. Meglio fare così in questo caso. Chariot no. Arcana pack volentieri. Va bene. Basta. Chariot non è male. Sì, ma devo tenerla in mano comunque. Un 10 ce l'ho nel mazzo di 10. No, 2 di 10 nel mazzo. Un po' pochi. Però potremmo comunque cercarlo. Hai preso se non è male. Hai preso se è un po' una merda. Dai, dammi un 10. Doppia coppia, posso giocarlo? No. Giochiamo coppia. Dammi un 10. Non posso lamentarmi, mi servono comunque. Dammi un 10. Potrei giocare un colore. Però poi siamo davvero in rischio di non poter giocare il nostro. Hey, who gives a shit? Ci siamo tranquillamente a posto. Eccolo il 10! Yeah! Posso giocare una carta alta stavolta? Nel cercare un altro asso. Nel caso giochiamo 4 assi, vanno comunque, bastano tranquillamente. Va bene. Tanto così adesso lo rivelliamo a livello più alto. Che questa combo qua è assurda comunque, pazzesca. Per 15. Sarebbe a 40 nello scorso update. What the fuck? Questo dovrebbe essere Planet X assicurato. Let's fucking go. Dammi un High Priestess, perché no? Vabbè, te lo so utilizzo, dai. Basta. Mi forza sempre utilizzo di una singola carta. No, perché quella? Ma come quella? Ma come quella? Penso comunque non sarà un problema. Visto? Abbiamo vinto la stessa run in due modi diversi. Non credo sia comunque una run da endless. Non penso. Però perché no, proviamo un attimo. Giusto vedere cosa succede. Non credo andremo troppo avanti in realtà. Non è una build così forte andare avanti all'infinito. So che per 15 ti fa pensare sei fortissimo. Però no, in realtà non troppo.
Ah, aspetta, prima faccio questo. Dovresti un Planet X a soldi. Brainstorm e blueprint su Vampiro Easy. Sì, sì, basta trovarle. Eccole qua, no? Non c'è, peccato. Banana per spaccarla? Non credo. Un jolly negativo lo prendo volentieri. Un jolly negativo raro lo prendo volentieri. Un solo asso? Ah, metà del mazzo è assi, però va bene. 6, 7, 8, 9, manca il 10. Eccolo qua. Gioca una scala. Livelliamo vampiro. Ok. Posso giocare a coppia? Sì. Non posso giocare a coppia perché sennò devo giocare 5 carte. Vai. Se riesco a sostituire il primo due jolly con qualche motivatore forte, però si può fare i big point. Sì, quello è vero. Abbiamo però poche chip. That's pretty fucking good! Per 4, 4 of a kind family, va bene. Oh! I pianeti, se tenuti in mano, mi danno per 1,5 quando moltiplichi il punteggio finale. Quindi se riusciamo a tenerci in mano due Planet X, siamo fortissimi. Questo purtroppo lo devo utilizzare subito, se potessi tenerli in mano lo farei, però devo prenderlo subito. Hanged Man. Baron, no. Non è la randa Baron, di nuovo. Hanged Man forse è utile. Qualche ruolo devo fare, bisogna trovarlo. Raddoppia i soldi. Gioca sotto una mano non è un problema. Raddoppia i soldi, no, voglio controllare più negozi possibili. Direi addio addio. Direi questo. Oh, Devil. Wow. Poi, incredibile. Possiamo giocare a carta alta. Vabbè, giochiamola e basta. Gioca a coppia. Meglio comunque livellarlo. Mini scala? Micro scala? Lo vorrei avere, in mano per avere... un po' di soldi a fine round. 3 euro. Li vorrei tenere. Vediamo cosa facciamo adesso. 3 milioni e 4. Non male. Wii Joker carino, ma no. Dobbiamo cercare adesso Planet X. Non qua, ma anche qua. Non faccio di no. Ehi. Non è male. 10 in più da moltiplicare, poi è comunque buono. Mi fermerei. Voglio trovare ruoli. Lo fa tantissimo in realtà. Doppia coppia va benissimo adesso, vero? Sì. Doppia coppia va super bene. 17, ok, tranquilli. Scarta loro, I don't care. Fammi questo. Colore. Spero non mi faccia vincere colore. Ok, non mi fa vincere colore. Ottimo. Coppia posso? Coppia posso? Quel più 10 sono sostanzialmente più 200, 720. Non è male, però non è che ci cambi la vita. Un per 1,5 comunque meglio. Chiaramente. Sì, devo giocare una mano adesso, sì. Five of a kind, sì. Ok. Mi fa stranissimo non leggere pokerissimo. Sono troppo abituato a giocare in italiano. 5 milioni. Non è male. Dai,
Planet X. Lui mi dà 4 per 5, 20. Lui mi darebbe 28. Poi lui mi dà anche delle chip che non sono male. Però anche lui mi dà delle chip. Non ci cambia la vita, onestamente. Played gold cards erano $4 when scored. Credo che non funzioni, vero? Credo che non funzioni, perché lo ciuccia prima che lui possa avere effetto, immagino. Immagino. Potremmo scoprirlo, mi dà comunque 50 fish. Al posto di lui. Sarebbe fighissimo se giochiamo, mentre siamo tutti in oro. Mi dà 3 euro per ogni carta giocata d'oro e poi lo succhia, però... Non so qual è l'ordine di attivazione dei jolly. E comunque si passa su da sinistra verso destra o no? Non penso, perché danno punti dopo il ciuccio. Ah, perché ti dai i soldi dopo che gli ha ciucciati. Certo, no, no, ma ha senso, non funziona. Non funziona. Perché poi ti dai i soldi quando si attiva la carta. Sì, 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 non funziona, non funziona. Seltzer è molto buono. Seltzer al posto di Odd Todd. Direi di sì. Direi di sì. Credo che lo faccia ciucciare due volte così. Tecnicamente, se giochi una mano su nulla con vampiro e poi inverti Mida, hai sempre carte oro invece che bianche. Non credo. Non so se funziona così. Non ho idea. Ah, oh, c'ho 0 soldi. Upsi. Posso giocare soltanto una mano. Va bene. Mi può andare bene. Magician. Giusto per lo sport. Adesso si gioca. Dovrebbe valere parecchio, se non sbaglio, no? Ah no, pensavo mi facesse pure ciucciare due volte, però no. Se metti Mida dove vampiro non le ciuccia. Ah. Quindi puoi fare l'intera run con tutte carte dorate nel mazzo volendo. Ah, non lo sapevo. Interessante. Mi dà 20 euro volentieri. Mi rende il negozio più scontato volentieri. Mi dà... Ah, non so se fosse un jumbo, no? E dammi Planet X. Dov'è Planet X? Planet X, amico! Come on! Come on. Non mi sta Planet X-ando. Fin qua siamo ancora safe, ma dobbiamo trovare quei Planet X. In realtà sono importanti per sopravvivere a lungo termine. Facciamo su test, giusto per sapere. Ah! Figo! Figo! Non lo sapevo. 6, 7, 8. Dammi un 9. Posso lamentarmi. Non posso lamentarmi oggettivamente. Però vorrei un 9. Vabbè, devo fare 10 milioni o 7 milioni. Devo comunque vincere, no? Faccio così, non funziona comunque con lui, no? No. Vabbè, lo mettiamo giusto per vedere un attimo. No, ovviamente non funziona comunque. Se lo metto davanti o dietro non cambia niente. Volevo vedere se mi attivavo due volte il vampiro, ma no, è stato troppo forte anche lì come cosa. Non basta? Arcipigna. Arcipigna, non basta. Può far bacco. Porco il cazzo. Mi limita a 4, ma dovrebbe bastare comunque. È più debole, abbastanza più debole, ma dovrebbe comunque bastare. Non abbiamo neanche altre opzioni, quindi posso fare altro.
3 milioni, ok. Rimaniamo in vita. Dovremmo dire addio a Seltzer e dovremmo trovare la roba lì, ma non la stiamo trovando. Mi servirebbe un Planet X da tenere in mano, ma non lo sto trovando nel negozio. Un roll possiamo farlo, poi basta. Non abbiamo soldi per fare altro. Bisogna iniziare a giocare seriamente, mi sa di sì. Si usano gli scarti per cercare gli assi. Hello? Ok. What the fuck? Ok. Va bene. Ok, grazie, grazie. Sai, ho 18 carte nel mazzo rimanenti, 7 sono assi. E 7 ne ho in mano. Dovrebbero essere facilmente trovabili. Logicamente. 7 milioni 8, non ho trovato di nuovo degli assi. Va bene, certo, mi sembra giusto. Dammi i miei assi, gioco, me li merito, sono miei. Ne ho ancora 3 nel mazzo. 8 carte nel mazzo, 3 sono assi. Che sfiga. Questo ci fa vincere almeno. Però siamo a ridosso del burrone. Tra poco siamo morti. Siamo all'orlo del precipizio. A ridosso del burrone, ho detto. Che cazzo ho detto? Sembra anche potuto andare il jumbo pack. Incredibile. Aspetta che mi metto tutti su per il culo. Soldi a gratis, volentieri. Dammi Planet X. Yes! Non si usa, sta in mano. Perché ci dà per 1,5 adesso. Anche un full forse funzionerebbe se l'ultima carta che ho usato. Ok. Anche un full mi darebbe quello. Servirebbe un full adesso. Servirebbe un pacchetto con... Celestiale. Grazie. E poi un full. E potremmo avere un secondo Planet X in mano. Dobbiamo fare più punti di prima adesso. Dovrebbe essere forse non dico che la facciamo in una singola mano, ma quasi. Appunto, quasi. Addio Seltzer. Mi va bene. Che cazzo sono i miei assi. Giocare 2 3 2, 5 di assi in una singola partita è difficile comunque. Chissà perché, chi l'ha mai detto. Ok. Nice. Uno è debuffato, ma che ci si può fare. Prossima mano è 300 milioni, giusto? Ok, 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 va bene, ci siamo, ci siamo. Un altro Planet X riusciamo a fare 300 milioni, giusto? Penso di sì. Uno scatto in più, yes. Non vedo perché no. We are in Fuffa Town. Siamo pienamente in Fuffa Town. Ok, 300 milioni, siamo? Pronti per 300 milioni? Vai! Vai! 300 milioni. Let's go. Sei un giocatore in meno. È vero, vabbè. Non ci cambiava la vita, onestamente. Non è quello che ci salvava. Grazie degli assi. Mi serve una carta d'acciaio. Nope. Ok. È una delle poche opzioni di sopravvivenza. Dovevo testarla. Non credo che comunque funzioni, perché non credo basti quella roba lì per andare a 300 milioni, però va bene. Per 23. La run finisce con per 23, mi sa proprio. Per 24.
19 milioni è pretty good, è pretty good, però non basta. Non è sufficiente, non ci siamo. 7, 8, 9, 10. Ci manca un 6. Quanti azioni nel mazzo? 1. Beh, basta pescarle tutti. Noi abbiamo pescati tutti. Ragazzi, ci mancano ancora degli assi nel mazzo. Per fare 5 assi. Mi si è avuto uno in più, potevo giocare 5 di mani. Ci eravamo quasi. Cazzo, era il seed perfetto per fare una run del genere, assurdo. Era il seed perfetto. Quindi adesso che mazzi mi mancano da giocare? Mi manca Painted Deck. Secondo me il Painted Deck è molto forte per le difficoltà avanzate. Anaglyph Deck, che è molto buono i nuovi skip. Molto molto forte i nuovi skip. Plasma Deck è quello per fare i record, credo. E dovrei essere gioca questo seed, ma non nella beta. Non so se funziona, potreste provare. Potreste provare, forse riuscite a battere quell'ante lì. Mi mancano 4 jolly nel gioco, se non sbaglio, no? 2 leggendari, no, 5 jolly. Sì, 5. Quadri, soldi, 4 joker e 2 leggendari. E poi li ho tutti. Alcuni devo ancora prendere, però li ho tutti. Sono contro i jolly di sinistra, non so perché. Beh, sono contro i jolly di sinistra io. Sono contrario a loro. Inizia a stare parecchio piena questa cosa qua. Ci mancano ancora alcuni voucher. Forse non l'ho ancora mai sbloccato lui, sì. L'ho occupato 9 volte. Me ne manca una. E gli altri devo semplicemente trovarli. Deve capitare di comprarne uno e poi di beccare anche l'altro. Ok. Posso smettere quando voglio. Abbiamo smesso, visto? Chi vogliamo ridare per concludere? Chi vogliamo ridare? E comunque ho già la roba da aprire domani. Però gli deve arrivare anche a Fro. Deve arrivargli a Fro, che non so se gli arriva. Speriamo che gli arrivi. Blur, l'ultima volta che ho provato a fare raid aveva i raid bloccati, che non potevi farglieli. C'è Cichibe, facciamo Cichibe. Facciamo Cichibe raid. Layton. Pog. Incredibili gusti in videogiochi, Cichibe. Per il semplice fatto che Layton è una host bella. Non ho mai giocato un singolo gioco di Layton, io. Ne ho visti un paio, ma non ho mai giocato uno di persona. Una live di Bauto durerà più di 4 ore, pensavo fossero finite. Ah, questa non dura più di 4 ore, abbiamo finito adesso. Buonanotte a tutti.